Scusate, buonasera a tutti, scusate, è evidente che abbiamo un problema di numeri e quindi dal punto di vista della maggioranza non riusciamo a garantire il numero legale. Chiedo alla minoranza, all'opposizione, un atto partecipazione al governo della città. Ho capito che lunedì abbiamo avuto un consiglio comunale particolarmente teso, ringhioso, eccetera, che siamo andati oltre ogni limite a volte nella nostra discussione, però vi chiedo un atto di responsabilità proprio di tipo amministrativo e politico e di entrare e di darci la possibilità di continuare questa sessione. Mancano 30, scusate. Bene, scusate, chiedo al segretario. Vabbè, se c'è, tanto mi sentite, se c'è il numero legale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sì, il segretario mi dice che con la presenza dei consiglieri del ponte c'è il numero legale, pertanto dichiaro aperti i lavori. Dichiaro aperta la seduta. No. Allora, scusate consiglieri, se volete interloquire col sottoscritto o con il consiglio dovete entrare. E comunque io vedo i due consiglieri del ponte che fanno 21 consiglieri. Li ha contati i segretari? No, alle 7 ho chiesto la verifica del numero legale. No. Allora, nomino scrutatori Orsola Chieradia. Alessandro Sperotto. E Walter Manzon. Risultano assenti il consigliere Perrone, arriveranno in ritardo il consigliere Martino, il consigliere Quaia, il consigliere Loro, il consigliere Ribetti, il consigliere Tavella. Comunico al Consiglio le decisioni della conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari di ieri sera. Consigliere Dalmas, le chiedo la cortesia di non disturbare i lavori per una questione di educazione, non per altro. Stiamo lavorando, perché lei deve interrompere i lavori? Beh, non avremo l'educazione, però mi sembra che nessuno interrompa. Bene, adesso se fa silenzio la ringrazio. Continuiamo. Allora, cosa ha deciso la Commissione Capigruppo di ieri sera per questo Consiglio? Che inizieremo con 3 interrogazioni, poi procederemo all'esame delle deliberazioni riguardanti l'assestamento di bilancio. Se rimarrà tempo, prima delle 22.30, e affronteremo le mozioni. Le deliberazioni devono essere portate a conclusione. Allora, consigliere. Consigliere Piccinato non c'è. Consigliere Lo Perfido non c'è. Palmisano, sì. Allora, interrogazione numero 56, rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale. Prego, consigliere Bevilacqua. Grazie. Potete dare la parola. Grazie Presidente, grazie Consiglio. E ci tengo a ricordare che oggi è il 25 novembre.
che oggi è il 25 novembre e si ricorda, oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E tengo a ricordare la giornata non per commemorazione, ma per richiamare e sottolineare che oggi il comune, l'amministrazione comunale, in sinergia con altri soggetti della città, il teatro comunale in primis, perché l'iniziativa è partita dal teatro, ha fatto una manifestazione importantissima in piazza 20 settembre davanti al teatro col flash mob e successivamente la proiezione di un video del regista Fasulo ricordando appunto ricordando quindi la denunciando tutte le violenze in tutte le forme contro le donne. Quello che mi preme intanto ringraziare sicuramente l'amministrazione comunale che ha aderito con una delibera di giunta alla Carta di Pordenone, un protocollo d'intesa con altri soggetti al quale tra l'altro ha aderito la provincia di Pordenone, l'Ordine degli Avvocati, l'Unione Giovani Industriali e altri soggetti. E niente, la giornata è stata estremamente importante e vorrei comunque chiedere al Consiglio se è possibile fare 2 minuti di silenzio in ricordo di tutte le vittime del femminicidio. 1 minuto, il tempo necessario per la riflessione, grazie. Va bene, grazie. Invito il Consiglio a osservare 1 minuto di silenzio per le vittime. Scusate. Date la parola al consigliere Passoni per cortesia. Presidente, prego. Io mi associo, io non volevo aggiungere una cosa, semplicemente se mi è consentito, di ricordare, proprio perché ha parlato di violenza alle donne, ricordare in quest'aula Valeria Solesin, perché ci ha inorgoglito il funerale che è stato celebrato ieri in forma civile contro l'odio e contro la violenza e quindi contro anche la paura. Ecco, chiedo scusa, volevo solo ricordare questo momento. Grazie. Grazie, chiedo pertanto 1 minuto di silenzio. Grazie. Grazie. Bene, riprendiamo l'esame delle interrogazioni. Rimozione dell'amianto degli edifici pubblici di proprietà comunale. Perché quando l'ho chiamata non c'era, l'ho cercata. Avevo già iniziato a leggere questa interrogazione. No, consigliere. Consigliere Perfido, era mia intenzione leggere questa, poi riprendere la sua, però voglio dire, ha capito, un attimo. Prima l'ho chiamato e ho detto, consigliere Perfido, non c'era e sono passato a questa. Scusi. Ho già iniziato a leggerla, perciò a verbale c'è già l'inizio. Mi fa leggere questa e poi leggo la sua? Mi fa questa cortesia? Ecco, allora se non cambia nulla andiamo avanti. Ma perché di forma? Ah, ma ci vogliamo irrigidire cioè, no, cioè, voglio dire, consigliere, non dovevo dare la parola, ma scusi, consigliere Loperfido, non avrei dovuto dare la parola alla consigliera perché me l'ha detto in ritardo. Ma
facciamo questa interrogazione e poi facciamo la sua. Guardi che le sto soltanto dicendo, siccome lei è sempre attento alla forma, sì, se accetta di fare così va benissimo, ma vuol dire che ogni tanto un'eccezione la sa fare. Vuol dire che ogni tanto un'eccezione la sa fare. Le spiego anche, sono tanto attento alla forma che vado a recuperare la sua interrogazione, che non dovrei, come lei sa, perché quando il proponente non è presente in aula viene scavalcata e invece la recupero proprio perché voglio che venga esaminata. Allora, no, confido. L'ho cercata, non l'ho vista in sala, se no l'avrei aspettato, dai. Ma poi no, ma non mi dica, scusi, consigliere Lo Perfido, scusi, mi dispiace far perdere, no, mi guardi negli occhi. Io l'ho vista entrare e ho fatto in modo di evitarla, non mi dica questo, non è possibile. Non l'ho proprio vista, ho detto il consigliere Lo Perfido e non l'ho vista. Vabbè. Comunque viene dopo questa. Ne facciamo tre. Scusate, però iniziamo perché abbiamo perso un po' di tempo. Rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici e proprietà del comune. Scusate. Al signor sindaco del comune di Pordenone, sottoscritti i consiglieri comunali a lista VOPN. Visto che la Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il regolamento per la concessione di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale, visto il regolamento che attua le disposizioni di cui l'articolo 3, 27 e 34 della legge regionale 6 agosto 2015, numero 20, che prevede fondi a favore dei comuni localizzati sul territorio regionale, considerato le gravi conseguenze che la presenza di amianto sugli edifici comporta sulla salute delle persone esposte a tali rischi, tenuto conto che questa amministrazione ha sempre mostrato grande sensibilità agli aspetti ambientali per la salvaguardia della salute dei cittadini, chiedono al signor sindaco, uno, di sapere se fra il patrimonio immobiliare comunale vi sono edifici con presenza di amianto. Due, se la risposta è affermativa, si chiede se l'amministrazione ha già intrapreso adeguate iniziative atte alla rimozione dell'amianto dagli stessi. Tre, in caso contrario, si chiede di farsi carico tempestivamente di tutti gli atti necessari alla bonifica di tutti quegli edifici con presenza di amianto, cogliendo l'occasione dei contributi regionali citati in premessa. Firmato Vito Palmisano, Roberto Freschi. Prego, consigliere Conficone. Assessore Conficone. Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie Presidente, grazie anche al consigliere Palmisano per l'interrogazione. Rispondo per punti. Gli edifici facenti parte del patrimonio edilizio comunale, che è costituito da circa un centinaio di fabbricati in cui è stata accertata la presenza di amianto, sono i seguenti. Scuola Media Lozzer, prefabbricato di via San Quirino, già sede dei servizi sociali. Scuola Elementare Rosmini. Copertura tettoia adibita ad autorimessa presso il magazzino comunale, prefabbricato di via Piave, sede di varie associazioni, prefabbricato sito in via Pirandello, posto sul retro del centro multifunzionale Gloria Lanza. È stata inoltre rilevata la presenza di amianto in diversi fabbricati, limitatamente alla centrale termica e solo in alcune componenti impiantistiche. Per quel che riguarda i punti A, B e C, cioè la scuola media Lozzer, il prefabbricato di via San Quirino e la scuola elementare Rosmini, tutti i materiali contenenti cemento amianto, pareti e coperture sono stati bonificati tramite idonea pittura incapsulante ai sensi della normativa vigente. Per quanto riguarda i punti D, E e F, cioè la copertura della tettoia presso il magazzino comunale, il prefabbricato di via Piave e quello di via Pirandello, si è intrapreso da tempo un adeguato monitoraggio delle condizioni conservative dei materiali contenenti amianto e dell'eventuale presenza di fibre tramite idonei rilevamenti ambientali. Gli esiti hanno rilevato presenza di fibre aerodisperse del tutto irrilevante, pari a un generico fondo ambientale di un ambito urbano. Per quanto riguarda invece le centrali termiche, è in corso un massiccio intervento di bonifica che viene eseguito in occasione della riqualificazione delle centrali termiche stesse nell'ambito del servizio Consip Energia. Ciò premesso, e cioè che tutti i fabbricati destinati a sede di lavoro o interessati alla presenza di utenza pubblica sono già stati bonificati e che è in corso di attuazione un massiccio intervento di bonifica presso le centrali termiche nell'ambito del servizio Consip Energia e che comunque la presenza di amianto in tali contesti
può rappresentare un elemento di rischio durante alcune lavorazioni soltanto per il personale tecnico addetto alle manutenzioni che, se del caso, opera mediante l'utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale, i contributi alla regione stanziati dalla regione Friuli Venezia Giulia, 500.000 euro, rimborsano i soli costi di rimozione del materiale contenente amianto, che nel nostro caso è presente esclusivamente in coperture, e non gli oneri di rifacimento delle coperture stesse, che sono invece posti a carico dell'amministrazione comunale. Allora, prima di presentare domande di contributo, è in corso una valutazione comparativa circa la convenienza degli interventi di rimozione della copertura oppure quelli di bonifica tramite incapsulamento che sono stati già eseguiti anche negli altri edifici, perché diversamente il Comune dovrebbe farsi carico del rifacimento della copertura. Quindi stiamo facendo una valutazione per capire quale dei due tipi di interventi è quello più conveniente, e per questo motivo non è stata presentata domanda di contributo alla Regione. Grazie. Grazie Assessore. Prego, consigliere Palmisano, può dichiarare se si ritiene soddisfatto. Grazie Presidente, grazie Assessore. Nel complessivo della risposta posso ritenermi soddisfatto, però non del tutto. Ed in modo particolare ci sono delle strutture, precisamente in via Pirandello, con la presenza di amianto, che anche se dalle vostre indagini non risulta un quantitativo tale da essere così preoccupante, però comunque sono anni che c'è la presenza, e soprattutto si trova in una zona frequentata da ragazzi, da persone, quindi dentro un insediamento abitativo, per cui ritengo che sia prioritario rispetto a tanti altri siti. Volevo anche chiedere, visto che la norma che ho citato aveva una scadenza, superata quella scadenza, se come potrà il Comune poter rintracciare questi finanziamenti, dal momento che c'era una scadenza ben definita entro la quale si doveva fare la richiesta. E un'altra roba che volevo chiedere è questa, la massima sensibilità da parte dell'amministrazione proprio per questo aspetto, che parliamo di salute e soprattutto salute anche dei più piccoli, perché in quella zona, in via Pirandello, ci sono i ragazzi che giocano proprio nelle vicinanze di questo edificio. Grazie comunque. Grazie consigliere. Riprendiamo le interrogazioni, vedo che c'è anche il consigliere Piccinato, pertanto quella del consigliere Piccinato viene prima di quella del consigliere Per. Interrogazione smaltimento liquidi rinvenuti durante lavori nell'ospedale di Pordenone. Appreso dalla stampa che nel corso degli abbattimenti di vecchie strutture site all'interno dell'ospedale di Pordenone sono state rinvenute strutture ipogee, che in una delle stesse è stato rinvenuto un notevole quantitativo di liquami con decine di anni alle spalle, che tali sostanze sono state immediatamente rimosse e smaltite da una ditta di idrospurghi fognari di San Vito al Tagliamento. Il sottoscritto interroga l'amministrazione e il signor Sindaco, nella veste di responsabile della tutela della salute dei suoi cittadini, per conoscere, 1. Se quanto premesso sopra corrisponde al vero, 2. Eventualmente la tipologia dei liquidi smaltiti e il grado di pericolosità degli stessi, 3. Non si sente? 3. Eventualmente quale... Si sente? Eventualmente quale struttura abbia eseguito le analisi sui liquidi, propedeutiche alla rimozione e successivo smaltimento. 4. Dove il materiale sia stato eventualmente smaltito dopo l'eventuale trattamento. 5. Se dell'eventuale episodio sia stato informato il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria. 6. Se eventuali mancanze di rispetto di procedure siano state ritenute opportune per non rallentare i lavori del nuovo ospedale. Firmato Riccardo Piccinato. Assessore Conficoni, prego. Sì, grazie Presidente. Al consigliere volevo premettere che in seguito alla sua interrogazione noi l'abbiamo inoltrata a chi nell'azienda sanitaria si occupa delle problematiche relative alla realizzazione del nuovo ospedale, e quindi quella che vado a leggerle è la risposta che abbiamo ricevuto dall'ingegner Loretta Del Col.
con riferimento all'interrogazione smaltimento liquidi rinvenuti. Adesso glielo leggo. Siccome ritengo che quello che lei ha chiesto possa interessare non solo lei, ma l'intera comunità, intanto do lettura della risposta in modo che tutti la possano conoscere e dopo a lei fornirò copia. Credo che sia giusto fare così, altrimenti avrebbe dovuto fare un'interrogazione con richiesta scritta. Con riferimento all'interrogazione, smaltimento liquidi rinvenuti durante i lavori nell'ospedale di Pordenone, in data 29 agosto 2015, si comunica quanto segue. In corrispondenza dei blocchi di servizi igienici dei padiglioni G ed S, in uso fino alla fine del 2014 per attività sanitarie di supporto, al piano interrato delle fondazioni, delle quali non erano disponibili precise planimetrie di stato di fatto, sono state ritrovate alcune vasche a tenuta originariamente destinate alla raccolta dei liquami provenienti dagli scarichi dei servizi igienici e successivamente abbandonate, che ne erano in parte ancora interessate da liquami. Le vasche erano collocate parzialmente sotto i padiglioni e parzialmente all'esterno del sedime degli stessi, al di sotto della viabilità del parcheggio dipendenti. Le vasche sono state rinvenute al momento della rimozione delle fondazioni dei due edifici ed è stato ritenuto necessario provvedere alla loro contestuale rimozione per le seguenti motivazioni: di sicurezza e di salute pubblica. L'operazione di svuotamento dei liquami è stata effettuata da una ditta specializzata regolarmente autorizzata, come previsto dalla vigente normativa sui rifiuti. L'impresa esecutrice ha subappaltato la lavorazione seguendo tutte le cautele e le precauzioni del caso. Al momento del conferimento finale agli impianti di depurazione, anch'essi regolarmente autorizzati, i rifiuti sono stati catalogati con il codice CER come rifiuti non pericolosi, specificando esplicitamente caratteristiche di pericolo nessuna. In particolare, i rifiuti sono stati conferiti in parte a Idroge S.p.A. di Pordenone e in parte a CAFC S.p.A. impianto di depurazione acque di Udine, dai quali sono stati accettati per intero senza osservazioni di alcun genere. La destinazione del rifiuto è stata catalogata ai sensi del decreto legislativo 152/2006 come smaltimento con codice D8, trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. In considerazione della tipologia del rifiuto, la norma non prevede ulteriori accorgimenti o segnalazioni. Premesso che sono state pienamente rispettate tutte le procedure previste dalla normativa in materia, si segnala che dette operazioni sono state svolte nei tempi previsti e necessari, senza sollecitazioni di alcun tipo da parte di questa azienda. Tra l'altro si segnala che l'avvio del cantiere del nuovo ospedale è programmato per la fine dell'anno 2016 e non avrebbe dunque subito alcun rallentamento, anche nel caso di un ipotetico protrarsi delle operazioni di smaltimento in argomento. Grazie, assessore. Prego, consigliere. Allora, premesso che vado a memoria, avevo già presentato un'interrogazione abbastanza simile sul caso e mi sembra che era stato un po' negato un po' tutto, che non c'erano strutture ipogee, che comunque tutte le verifiche del caso erano state fatte e che non c'erano problemi di sorta. Invece poi abbiamo scoperto che effettivamente qualcosa insomma c'era, che siano delle vasche nascoste piuttosto che delle caserme contenenti alieni, abbiamo trovato qualcosa. Quindi già insomma le cose sono un po' cambiate e mi pare che siano cambiate anche per quanto riguarda il discorso dell'amianto, che anche lì avevo già fatto un'altra interrogazione sempre per quanto riguarda l'amianto all'interno della struttura. E da quanto si può sapere la ditta in questione? Ok, perfetto.
Si può sapere a chi ha subappaltato la ditta? No, chiaro. Perché sì, uno può anche garantire scatole cinesi che, però poi se subappalta non si prende la responsabilità. Chi ha subappaltato evidentemente forse qualcosa che potrebbe non essere... Allora, il buon esito finale, non credo di averlo messo nemmeno io in dubbio. Io ho fatto delle domande, ovviamente presumendo già determinate risposte, perché è evidente che di norma accada così. Però, visto che il di norma piace qui, però è chiaro che nel caso in cui i liquidi fossero stati effettivamente pericolosi, nel caso in cui... Io ho fatto domande, non ho fatto affermazioni. Chiaro, però non vedo. Però sai, è una cosa pubblica. È formale, tecnica, e quindi è ovvio che. Non credo di averne fatte in maniera... Hai detto qualcosa? Non mi pare. Allora. Perché quando siamo coperti dall'immunità, insomma, no, se non si può neanche parlare, che miseria! Sta buon Giacomo, tutti parlano bene, non so che te... Proverà a fare un po' di opposizione anche te, te vedrà che divertente che l'è. Perché? Governerà per tutta la... È giovane, potrebbe capitargli. Sai, nella vita non si sa mai... Attendendo la ditta che ha... il nome della ditta che ha subappaltato, nel frattempo mi dichiaro soddisfatto della risposta, grazie. Complimenti. Ma non poche, Complimenti. Non sapevo. Va bene, grazie. Interrogazione numero 54. Oggetto. Pordenone, città sempre meno sicura. Le telecamere finte sono state finanziate con fondi regionali sulla sicurezza. Premesso che si è consumato a Pordenone nel parcheggio del Palazzetto dello Sport un efferato doppio omicidio. Tenuto presente che da quanto risulta dalla stampa, nell'area esterna del palazzetto erano state installate 5 telecamere finte acquistate nel 2010 per un costo di 330 euro circa. Considerata incredibilmente perfida la beffa che si è rivelata tale anche per gli inquirenti, della scoperta che queste telecamere sono finte e che pertanto non hanno nel caso specifico ripreso alcuna immagine utile alle indagini, considerata assolutamente critica la situazione in quanto le stesse telecamere finte possono essere state installate anche in altri punti critici della città, che in questo modo è stata messa a nudo tutta la fragilità in merito alla sua sicurezza. Tutto ciò premesso, interroga il sindaco per sapere se a fronte di un piano della sicurezza della città, ancora più beffardamente, le stesse telecamere siano state acquistate attingendo i fondi regionali per la sicurezza e se il Comune è in grado di indicare quali e quante siano le telecamere funzionanti e funzionali alla sicurezza della città e quali invece rientrano nella fattispecie di telecamere giocattolo. Firmato Emanuele Loperfido. Consigliere Moro e Assessore Moro, prego. Allora, premetto che a questa interrogazione, tal quale, è già stata data risposta scritta al consigliere ancora a fine luglio. Posso solo ripetere quello che già ebbi a dire in occasione della risposta scritta, aggiungendo in finale qualcos'altro. Allora, rispetto alla richiesta specifica del consigliere, posso affermare che i corpi di telecamera acquistati nel 2010, del costo complessivo di 332,19 euro, compresa l'installazione, sono stati acquistati con fondi propri derivanti da avanzo di amministrazione. E oltre a tali 5 corpi non risultano altre installazioni di tale tipologia nel territorio comunale. Si evidenzia inoltre che attualmente le telecamere funzionanti e funzionali alla sicurezza della città sono 52.
Con riferimento invece alle asserite inutilità di tali telecamere e alla fragilità degli impianti di videosorveglianza, io credo che al di là di quanto possiamo sostenere noi come amministrazione, è chiaro, più telecamere sarebbe ancora più utile, però bisogna fare i conti col bilancio, devo dire che parlano le cronache recenti e devo dire che non solo le cronache locali ma anche le agenzie ANSA, laddove si citano e a detta del procuratore Martani di Pordenone si cita l'utilità delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Pordenone in seguito ai fatti noti accaduti presso il palazzetto, che non sto qui, ma ho 12 fogli di articoli di giornale che citano proprio l'utilità della videosorveglianza del comunale del Comune di Pordenone. Devo dire che anche recentemente due articoli di stampa rilevavano l'utilità della videosorveglianza comunale per un fatto accaduto, un furto presso su un furgone, che è stato il colpevole è stato identificato grazie alla videosorveglianza comunale. Prego, consigliere Lo Perfido, può dichiarare se si ritiene soddisfatto. Grazie Presidente. Assessore Zille, a memoria, quando abbiamo fatto le variazioni di bilancio quest'estate, era lei che mi aveva risposto sull'acquisto di telecamere? Giusto per capire il motivo per cui risponde l'assessore Moro, mentre quella volta intervenne lei. Perché, assessore, potrei ringraziare, ma di certo, di fronte a un'amministrazione che dice di avere un piano della videosorveglianza funzionante, della quale si vanta, e per poi scoprire che in realtà 5 telecamere sono telecamere giocattolo, acquistate con un atto formale, ufficiale di questa amministrazione, l'amministrazione precedente. Cioè, penso che sia, neanche per gli scherzi di carnevale si può fare una roba del genere. Cioè, l'impianto di videosorveglianza per la sicurezza della città è una cosa fondamentale. Allora mi chiedo qual è la serietà di un amministratore che dice: ah sì, vedo una delibera da 300 euro per acquisto di 5 telecamere. Mi chiedo se un amministratore capace di valutare quanto possa costare una videocamera seria, funzionale, non gli possa saltare all'occhio il fatto che stesse acquistando una telecamera farlocca. E allora di spendere soldi per una telecamera farlocca, onestamente non ne capisco l'utilità. Anche perché poi, assessore Moro, io ho trasformato da interrogazione a risposta in consiglio comunale, l'ho trasformata in una risposta scritta perché non ne potevo più di aspettare. Ma quando vedo che l'interrogazione a risposta scritta mi viene detto, di fronte ad una serie di domande, i corpi di telecamera acquistati nel 2010 al costo complessivo di euro 332, compresa l'installazione, sono stati acquisiti con fondi propri e quindi no con i fondi regionali che erano per la videosorveglianza, si evidenzia inoltre che le attuali telecamere funzionanti e funzionali alla sicurezza della città sono 52. Allora, ma siccome io ho chiesto quali sono quelle funzionanti, quali non sono quelle funzionanti, vorrete dare una certa serietà alla risposta delle interrogazioni? Oppure iniziamo a fare tutte le cose così alla carlona? Io per quello l'ho trasformata di nuovo in interrogazione a risposta orale. Perché noi vogliamo un po' di serietà, ad iniziare da quando si convoca un consiglio comunale per le 18, si può concedere il quarto d'ora accademico, ma non si può ogni volta arrivare fino all'ultimo e sperare che l'opposizione venga a soccorso vostro. Assessore Conficoni, il motivo per cui non ci siamo presentati è principalmente responsabilità sua. Quando lei ha la forza dei numeri, forza la mano, fa rimanere i consiglieri comunali oltre le ore 12, oltre le ore 2, per arrivare fino alle 4 e mezza. Quando poi non avete la forza, non ha il coraggio lei di venire a chiedere un sostegno da parte dall'opposizione, manda gli altri. E lei beffardamente se ne sta fuori, si fa i fatti suoi. È inutile che rida, è colpa sua. Lei è arrogante, spocchioso, dovreste essere collaboranti con la città.
Consigliere... Mi prendo la responsabilità. Sì, ho capito, ma lei dovrebbe... Non mi può interrompere, mi prendo la responsabilità di quello che dico. Si deve essere collaborativi sempre, non soltanto quando c'è la forza dei numeri. E allora, di fronte a una risposta all'interrogazione che a giugno, a luglio, veniva detto abbiamo 52 telecamere funzionanti, l'assessore Zilla, alle variazioni di bilancio di giugno, disse... Abbiamo stanziato dei soldi per comprare ulteriori videocamere e aveva assicurato il presidente della circoscrizione di Rorai Cappuccini che sarebbero stati soldi per la telecamera di Largo Cervignano. E allora se a giugno c'erano 52 videocamere, se abbiamo stanziato dei soldi con le variazioni di bilancio di giugno, perché a novembre abbiamo ancora soltanto 52 videocamere? E c'è qualche dato che manca, o i soldi che abbiamo stanziati non abbiamo comprato le telecamere, oppure se abbiamo comprato le telecamere non le abbiamo comunicato all'assessore competente, non ci sono gli uffici che comunicano, però se abbiamo ancora 52 videocamere dopo che abbiamo stanziato i soldi, non si capisce per quale motivo continuiamo a dire che ne abbiamo soltanto 52. E in chiusura, sono andato a vedermi che cosa prevede il regolamento di videosorveglianza della città. Ci sono tipo una cinquantina di punti, alcuni 12 descrivono come sono fatte le videocamere per la sorveglianza della città e in nessun punto si dice che le videocamere per le sorveglianze possono essere anche quelle farlocche. Allora io mi chiedo chi ha la responsabilità dal punto di vista anche procedurale di aver acquisito queste telecamere. Era l'amministrazione precedente, c'era un'amministrazione diversa da questo colore, però... di comprare le cose farlocche per la città, alla fine prima o poi i nodi vengono al pettine, confidiamo che le altre telecamere possano servire anche per risolvere non soltanto quel grave delitto accaduto nei pressi del palazzetto dello sport, ma risolvere anche i problemi della microcriminalità quotidiana che stanno aumentando nella nostra città. Quindi confidiamo che i soldi stanziati a giugno siano già stanziati e quantomeno si riesca ad avere delle videocamere funzionanti e non farlocche, in modo tale che i cittadini di Pordenone possano avere una vera sicurezza per quanto riguarda la libertà personale. Grazie. Bene, grazie consigliere. Bene, terminate le tre interrogazioni, pertanto adesso passiamo all'esame e alla discussione delle quattro deliberazioni che verranno illustrate dall'assessore, poi ci sarà un'unica discussione come deciso in Commissione Capigruppo. Allora, le deliberazioni sono la proposta numero 38, variazione di bilancio e contestuale aggiornamento dei documenti di programmazione, la proposta numero 39, programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017, terzo aggiornamento 2015, numero 40, ratifica deliberazioni della Giunta Comunale numero 166 del 5 ottobre 2015 e 184 del 26 ottobre 2015. Proposta numero 41, riconoscimento debito fuori bilancio, articolo 194,1, lettera E, decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche, relativo ai compensi del responsabile del procedimento per la costruzione del parcheggio via Candiani, ingegner Mauro Trevisan. Prego, assessore Mazzer. Grazie Presidente. Faccio una premessa. La variazione di bilancio e contestuale aggiornamento dei documenti di programmazione è un atto obbligatorio che noi dobbiamo esercitare entro il 31 di novembre di ogni anno. Quindi questa è una deliberazione che noi abbiamo l'obbligo di portare in Consiglio. Mi rendo conto che l'abbiamo portata in una di fatto in congestione dal punto di vista delle deliberazioni che sono arrivate in Consiglio. Abbiamo trovato questa data irrituale, che è quella del mercoledì successivo a un Consiglio molto lungo di lunedì. Ringrazio i consiglieri per averci dato questa opportunità. L'opportunità di anticipare prima del 31 serve anche agli uffici, perché quando si fanno degli assestamenti, delle variazioni di bilancio, ovviamente si ha poi il tempo anche per disporre delle somme che vengono allocate e ci vogliono dei atti amministrativi conseguenti e successivi, visto che la tesoreria chiude, diciamo, le proprie attività di solito entro il 15 di dicembre, diamo qualche giorno di respiro in più agli uffici per esercitare questo obbligo, questa funzione di disporre poi con gli atti deliberativi e le determinazioni dirigenziali delle risorse che vengono allocate. Tenterò di essere molto breve,
proprio per cercare anche di rimediare e di trovare magari noi poco tempo per illustrarlo, magari in maniera molto sintetica, ma spero in maniera tale da rendere consapevole il Consiglio e i consiglieri di quali sono, di qual è l'oggetto e il merito di questa deliberazione. Se andiamo alla slide numero 1, in cosa... Sì, esatto. Questa è la variazione bilancio che viene di fatto riassunta in un andamento delle entrate tributarie, in un andamento delle entrate extratributarie, in un riassunto, una tabella riepilogativa anche di trasferimenti, che sono in sostanza le entrate che noi abbiamo come amministrazione locale. Noi abbiamo ricalibrato le entrate che provengono da alcuni tributi, in particolare nel punto 1 dove c'è scritto imposte, vedete che l'assestato precedente di settembre riportava un'entrata di 20.370.000 euro. L'aggiornato di oggi parla di 19.921.000 euro. La differenza sono 448.000 euro, che sono determinate da un'entrata inferiore di 300.000 euro per quel che riguarda le entrate dell'IMU, meno 100.000 euro ricalibrate per le entrate dell'ICI degli anni precedenti, 50.000 euro per una entrata minore dell'imposta che si applica per la pubblicità. Il totale fa 448, quindi una correzione di questo tipo di entrata tributaria. Rimane inalterata le entrate di tributi diversi, quindi il totale delle entrate, no aspettate, invece per quel che riguarda le tasse c'è una correzione di 90.000, c'è una correzione in più per quel che riguarda le, c'è scritto minori qua, sottolinea, dove c'è scritto 280.000 minori entrate tari, c'è un errore, sono maggiori entrate tari perché sono in nero, no? Mentre ci sono 190.000 euro di minori entrate TARES degli anni precedenti, quindi la differenza in positivo è di 90.000 euro, quindi sulla voce tasse abbiamo una nuova determinazione della previsione a fine anno che passa da 11.351 a 11.441. Il totale complessivo, quindi le entrate tributarie, arriva da 31.851 con una diminuzione di 358.000 euro a 31.493.000 euro. Abbiamo una sostanziale conferma delle entrate extratributarie, una leggera correzione su 21.022.000 euro, passando da 21.560.000 a 21.582.000. Abbiamo una ulteriore correzione per quel che riguarda i trasferimenti. Qual è la notività, la sostanziale novità sui trasferimenti? Abbiamo l'ulteriore distribuzione di 16 milioni di euro. Sì. Sì. Io sto leggendo quello che abbiamo, credo che l'abbiamo distribuito, le slide, pensavo che poteste seguirle qua o anche sul cartaceo, se non avete il cartaceo magari le facciamo altre. Boh, sono state inviate via mail, no? Qualcuno non le ha, eventualmente facciamo copia. Abbiamo quindi, vi dicevo, riepilogo sulle entrate, sui trasferimenti, il sostanziale mutamento sui trasferimenti è una distribuzione ulteriore che ha fatto nel mese di novembre l'amministrazione regionale distribuendo ulteriori 16 milioni di euro perché per il comune di Pordenone quotano 708.000 euro di trasferimenti in più. Abbiamo una leggera contrazione di alcuni trasferimenti di altri enti e dei trasferimenti statali per 673. Di fatto, se noi togliamo quelli che sono i trasferimenti con destinazione vincolata, che sono arrivati per gli affitti onerosi, per il reddito di cittadinanza, per altri oneri che sopportiamo dal punto di vista delle
dei capitoli dell'ambito, abbiamo una differenza netta di 287. Quindi oggi noi possiamo contare su un'entrata superiore a quella prevista di 287 mila euro. Partiamo da qua. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, se andiamo a pagina, bravo, pagina, abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni, poi di riepilogo di tutte le poste che erano assestate su ogni capitolo a disposizione degli uffici. Trovate nella slide numero 3 e nella numero 4 quello che è il riepilogo per centro di costo. Ci sono stati molti meno, quindi molte previsioni sulle quali abbiamo potuto diminuire il capitolo di spesa, proprio perché la previsione attuale ci permetteva di fare una previsione precisa già a novembre, quindi di ridurre quei capitoli per non avere avanzo di amministrazione, che col bilancio armonizzato è una quota di stanziamento che andrebbe persa e recuperata solo nell'ambito del consuntivo, ma con uno svantaggio per quel che riguarda il patto di stabilità. Quindi, per avere un bilancio, diciamo, più sano possibile per il futuro, è chiaro che abbiamo dovuto limare tutte quelle correzioni di spesa che erano previste all'inizio dell'anno e assestate poi a settembre. Sulla base di tutto questo possiamo contare su un'ulteriore risorsa che ci permette di allocare alcune spese, ma di fatto ci permette soprattutto di andare a coprire una serie di trasferimenti che facciamo in sostanza a tutte le associazioni che si occupano di volontariato, di cultura, associazionismo legato ai servizi sociali, quindi ai servizi legati all'ambito, di associazioni che o si occupano degli impianti sportivi, delle convenzioni, quindi convenzioni anche obbligatorie. Noi sapevamo che queste somme previste, che avevamo in qualche maniera congelato, potevamo disporre di queste somme solo con l'ultimo trasferimento regionale, e abbiamo quindi siamo andati a dare tutta una copertura per queste voci di spesa che prima non trovavano la stessa copertura. Vi dico anche cosa comporta tutto questo. Non comporta che c'è una manovra che, tra virgolette, possiamo considerare elettorale, perché se andiamo alla slide numero 2, voi vedete che i trasferimenti alle associazioni in convenzione e liberi che noi facciamo sono dal 2013 al 2015 di fatto in una coerenza omogenea. Nel 2013 avevamo trasferito per convenzione e per trasferimenti liberi alle associazioni 967 mila euro, nel 2014 contrazione 949, siamo arrivati con questo assestato nel 2015 a 960 mila euro. Tutto questo perché? Perché ovviamente questa rete di associazioni, questa rete di volontariato, questa struttura sociale del nostro territorio ci permette di raggiungere degli obiettivi in collaborazione con le istituzioni, tali anche da dare dei servizi, per esempio per lo sport, per esempio per la cultura, con costi meno elevati di quanto sarebbero se dovessimo agire per conto proprio a livello istituzionale. E quindi, riassumendo, la manovra consiste proprio in questo: un aumento delle entrate, una copertura delle minori entrate dei tributi, una ridefinizione dei capitoli di spesa. Quanto abbiamo risparmiato e quanto ci è entrato dalla ragione ci serve per coprire quei capitoli di spesa che tutti gli anni noi facciamo per una serie di attività che poi si manifestano nel territorio, vedi estate in città, vedi il Natalone, vedi la gestione degli impianti, vedi le varie manifestazioni che ci sono, vedo il contributo che diamo per gli anziani, per i minori e per quelle attività che si svolgono puntualmente nel nostro territorio. Io vi riassumo anche molto brevemente quanto abbiamo messo in delibera, perché in delibera abbiamo dovuto riassumere i punti essenziali di quelli che sono queste variazioni, dando consapevolezza soprattutto delle quote, delle operazioni che erano più evidenti. Ma in particolare a noi abbiamo un'allocazione di 390 mila euro di entrata, che è un'entrata straordinaria che ci viene concessa
per lo start-up delle unioni territoriali intercomunali. Di queste ne abbiamo utilizzato una parte, una piccola quota parte per il 2015, 20.000 euro, mentre altri 80.000 euro vengono riservate per il 2016, perché sarà la parte più importante, diciamo, dell'attivazione delle UTI che hanno decorrenza 1 maggio 2016. Riserviamo ancora 290.000 euro che sono lì, diciamo, in stand-by per altre attività di start-up delle UTI stesse. Abbiamo alcune entrate, vi dicevo, le entrate tributarie 360.000 in meno nel complesso di tutte le imposte tra maggiori e minori introiti. Abbiamo alcune destinazioni vincolate, i 435.000 euro assegnati per il finanziamento dell'abbattimento delle rette degli asili nido, che è un ulteriore stanziamento regionale, che però è una destinazione vincolata, entra ma solo per quella destinazione lì e null'altro che per quella destinazione lì. Altri 250.000 euro misure di sostegno al reddito, sempre destinazione vincolata. Abbiamo iscritto a bilancio anche 230.000 euro descritti, questi sono i grandi eventi, cioè abbiamo gli eventi soprattutto culturali che sono legati a delle convenzioni tra l'amministrazione comunale e le associazioni che organizzano questi eventi, vedi Pordenone Legge, facendo un esempio per tutti, o Cinema Muto, che quindi assorbono nel capitolo di spesa 230.000 euro. Ci sono le altre distribuzioni che vi dicevo, 79.000 euro per acquisto dei cataloghi e prime spese di mostre la cui apertura è prevista nel 2016, ma l'inizio delle spese comincia già nel 2015, quindi abbiamo avuto a disposizione queste risorse per iniziare quel tipo di programmazione, perché una mostra non è che si organizza il giorno che si apre, parte prima l'organizzazione e parte prima anche l'impegno dal punto di vista economico. 90.000 euro per l'assegnazione di contributi ad associazioni operanti essenzialmente nell'ambito sociale, 150.000 euro per attività di contribuzione in materia di sport e tempo libero, 35.000 euro a favore degli istituti scolastici cittadini per l'attuazione di intervento di assistenza scolastica, 40.000 euro di contributi per attività di particolare valore. Abbiamo una revisione della spesa anche per quel che riguarda un minore costo, 50.000 euro per quel che riguarda la gestione calore, quindi sono risorse che abbiamo recuperato nella programmazione, nella previsione ultima che è data 31 dicembre 2015. Abbiamo pareggiato la spesa del personale pur avendo delle variazioni in più e in meno nei vari centri di costo. 30.000 euro per oneri assicurativi, ma in particolare legati alla regolazione del premio della polizza RCT, nonché 40.000 euro circa per la restituzione ad Equitalia di somme che ci aveva anticipato, ma poi non essendo effettivamente rientrate abbiamo dovuto restituirle. Quindi è stato un errore di fatto di Equitalia, che ci ha anticipato prematuramente, diciamo, queste risorse. 100.000 euro la riduzione dello stanziamento di spesa per le refazioni scolastiche, questo dovuto all'apertura delle buste per la gara d'appalto. C'era ovviamente una previsione maggiore, nella gara c'è stato un ribasso, il risparmio di 100.000 euro. Poi ci sono state alcune definizioni in particolare di ricollocazioni di spese anche pluriennali. Mi spiego, con il bilancio armonizzato noi non abbiamo più la possibilità di prevedere una spesa che poi abbia una definizione pluriennale, ma dobbiamo parallelamente attivare l'impegno di spesa e la disponibilità di cassa. Le due cose vanno parallele, quindi la competenza e la cassa devono mantenersi nello stesso anno. Questo significa che ogni volta, soprattutto in opere pubbliche, quando ci sono spostamenti di programmazione, vanno ridefinite tutti gli oneri che vengono spesi nel 2015 rispetto al 2016, rispetto al 2017. Tutto questo è anche compreso in quella proposta di emendamento che vi abbiamo sottoposto. Di fatto la gran parte di quell'emendamento sono ridefinizioni di allocazione di spesa, in particolare per quel che riguarda il contributo, come si chiama il contributo, quello del Bruno, il contributo quello che diamo per il PISUS. Mentre ci sono soltanto la registrazione di fatto di una nuova entrata, che sono 5.000 euro della COP per attività museale e 2.500 euro sempre della COP di entrata per sponsorizzazione di attività culturali.
Quindi di fatto l'emendamento, oltre che a questi assestamenti, prevede soltanto questi 7.500 euro in più che sono arrivati nel frattempo. Io con questo vorrei concludere la parte riguardante la delibera dell'assestamento e velocemente procedere anche con le altre deliberazioni, in particolare... No, non ci sono più slide. Adesso le trovo una, la numero 39... Mi dici qual è la 39, perché così mi ricordo più le delibere che avevo. Scusi, lei ha illustrato la delibera? Nel programma triennale abbiamo il microfono. Grazie, scusate. Nel programma triennale, avete visto che c'è allegato la delibera alla relazione, di fatto ci sono alcune previsioni di ulteriori opere, in particolare quella che riguarda nel 2015 l'allocazione di alcune risorse che prevedono il famoso contributo, come si chiama il contributo di Via Piave? Porfer, agenda urbana. Di fatto abbiamo già cominciato a registrare alcune entrate, parte di cofinanziamento nostro, parte di contributo per la progettazione di, io la semplifico, la progettazione di Via Piave, che è una riqualificazione prevista nel piano della mobilità e trova un finanziamento europeo che ci permette di iniziare già dal 2015, dal 2016 l'allocazione di alcune risorse per la progettazione. Okay? Mentre abbiamo alcuni lavori poi di sistemazione viaria, intersezione tra via Cappuccini e via Pola, anche questo è una conseguenza, diciamo, dell'approvazione del piano di mobilità, sì, del piano della mobilità, che di fatto ci determina alcune priorità di intervento, e anche lì tra le priorità di intervento c'è la rotonda che ci permetterà l'uscita non attraverso il semaforo ma attraverso rotonda, quindi fluidificata, dell'intersezione fra via Piave e via Cappuccini. Via Pola, cos'è? Via Piave, via Pola, via Pola e via Cappuccini. Le rotatorie, troppe rotatorie. Basta. La stessa cosa per quel che riguarda l'incrocio statale 13 con via interna e via San Daniele. Ovviamente c'è la sperimentazione che si sta attuando sull'incrocio viale Venezia via Montereale. Adesso si inizia già a programmare l'ultima rotatoria, diciamo, via interna, viale Venezia, come si chiama? Via dei Templari, no, San Quirino via dei Templari, via San Daniele, grazie. Ci sono gli interventi invece che avevamo preannunciato al consigliere Picinato che riguardano l'Agosti e il Bottecchia, in particolare per quel che riguarda l'Agosti è il rifacimento della pista che ha 12 anni ormai e quindi ha bisogno di questo tipo di rifacimento, quindi già si prevede il mutuo di 800.000 euro. In quegli 800.000 euro c'è anche l'intervento che faremo di illuminazione e di... ristrutturazione, diciamo, del velodromo Bottecchia, che ha bisogno anche quello di alcuni interventi manutentivi importanti per garantire anche la possibilità di fare competizione di livello nazionale. Ci sono i 700.000 euro che sono il terzo lotto delle asfaltature che riguardano che aree riguardano il terzo lotto, non me lo ricordo più, non importa. Dopo in caso vediamo se sì. Ci sono interventi per 400.000 euro che derivano da una economia sul parcheggio di via Vallona, che vengono utilizzati per una serie di interventi in altri parcheggi, e in particolare ce ne sono 2 casse automatiche per il parcheggio Oberdan, una per il parcheggio Vallona, attualmente la dotazione è di una cassa sola per il parcheggio,
e nell'eventualità la cassa esistente non funzioni risulta necessario chiudere la struttura, quindi mettendone due abbiamo la possibilità dell'alternanza l'una con l'altra. Invece per l'Overdan, non essendo dotato di cassa automatica su via Selvatico, non può rimanere aperto la notte. La cassa automatica su via Selvatico ci consente anche di avere questa apertura notturna. L'acquisto di pannelli con indicazione del nome del parcheggio in struttura e dei posti disponibili, a integrazione dei pannelli a messaggio variabile, sia per quel che riguarda il parcheggio Vallona, sia per quel che riguarda il parcheggio Don Bosco, cioè l'ampliamento del parcheggio di via Oberdan. La manutenzione straordinaria delle strutture del parcheggio di via Oberdan per quel che riguarda infiltrazioni d'acqua, la manutenzione straordinaria di impianti elettrici con sostituzione di luci di emergenza su tutti i parcheggi di struttura, l'intervento sul montacarichi del parcheggio della Corte del Bosco. Questi sono i 400.000 euro, ci sono altri 102.000 euro di interventi con devoluzione dei mutui sul parcheggio Verdi. Il consigliere Giannelli lo sa, ci sono delle infiltrazioni sul parcheggio Verdi e quindi è necessario rifare la guaina, rimettere mano alla guaina per impedire che questi gocciolamenti continuino, perché potrebbero danneggiare anche le automobili. C'è un intervento invece sul ciclo pedonale nel raccordo tra via Codafora e Parco Reghena, mi pare che ci sia l'ultima slide che lo mostra, è il collegamento che si potrà attuare tra il ponte di Adamo ed Eva, passando sotto il ponte della ferrovia con un intervento a sbalzo, e che ci permette di collegarci sul parco che c'è al di là, il Parco Reghena, laterale di via Cappuccini, per chi non lo conosce. Mi pare di aver spiegato anche tutto il pluriennale. Poi abbiamo la delibera numero 30, quella del debito fuori bilancio, mi pare. La ratifica prima della deliberazione, che è la delibera numero 20. Allora, le due deliberazioni di cui chiediamo ratifica sono variazioni di bilancio che noi abbiamo fatto con i poteri della Giunta, salvo ratifica entro 60 giorni. Li portiamo oggi in ratifica in coerenza con l'assestamento di bilancio. La prima sono 97.000 euro di allocazione di un riaccertamento straordinario che prima era confluito nell'avanzo vincolato, derivante da contrazione di mutui, che serve per interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico della palestra di Rorai Grande. Cosa significa? Anche qua, purtroppo con l'armonizzazione di bilancio, se non si sbloccano le spese che vengono vincolate con l'avanzo vincolato, purtroppo dobbiamo fare un atto amministrativo per sbloccarle, è una variazione di bilancio. C'è in corso una variazione anche normativa, legislativa, dal prossimo anno queste cose qua potranno essere fatte con un atto o di giunta o addirittura si pensa con una determinazione dirigenziale, perché in sé non sposta somme, prende l'avanzo vincolato che è bloccato e lo sblocca, di fatto non è una decisione che comporta una decisione politica o amministrativa, si tratta semplicemente di una decisione burocratica, uno sblocco che viene fatto all'interno, diciamo, delle more del bilancio. Però questa variazione l'abbiamo dovuto fare. L'altra ratifica invece prevede 5.000 euro per un'applicazione di avanzo di amministrazione per il servizio di mobilità nell'ambito dell'intervento PISUS di riqualificazione urbana al percorso ciclo pedonale del Parco San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario. Prima abbiamo parlato dell'intervento del collegamento col Parco Reghena, e si tratta di collegare i parchi in orizzontale delle città, quindi dai laghi della Burida fino ai confini con Cordenons, quindi al Parco del Seminario. Questo invece è il collegamento verticale da nord a sud che collegherà il Parco di San Valentino con il Parco del Seminario. Io ho cercato di riassumere semplicemente le cose in maniera breve, se ci sono poi richieste di chiarimento i miei colleghi assessori che seguono le opere sono in grado di darveli. Ultima deliberazione è il debito fuori bilancio che si è generato, aspettate che la trovo un attimo, eccola qua.
debito fuori bilancio che si è generato, stiamo parlando di anni del 2005, era in corso la costruzione del parcheggio di Via Candiani, un appalto alla SICES di cui abbiamo parlato anche perché ha generato delle cause tra noi e l'impresa. A quel tempo Rup dell'Opera era l'ingegner Trevisan, che è un dipendente della GEA, che aveva continuato in continuità, diciamo, la sua opera di responsabile unico del procedimento. Anche lui è stato coinvolto con le questioni giuridiche con la ditta SICES, che poi è stata, diciamo, esclusa, è stato rescisso il contratto. Dobbiamo dargli atto anche di una collaborazione fattiva da questo punto di vista. Nell'ambito delle conseguenze, diciamo, amministrative, non era stato previsto una voce di 6.000 euro che era l'indennità che si deve per regolamento ai responsabili del procedimento. Provvediamo in ritardo, diciamo, ma a causa di fatto conclusa in prima istanza, quindi riconoscendo anche il contributo importante che ci ha dato l'ingegner Trevisan anche per la risoluzione di quella causa. Mi pare di aver concluso, adesso siamo a disposizione per le domande. Come? No, questo è un debito fuori bilancio, questo va mandato anche alla Corte dei Conti. No, è un riconoscimento di una spesa non allocata. Sì, sì, va bene col bilancio armonizzato questo. È il riconoscimento di una spesa che dovevamo allocare nel 2005, che non è stato fatto nel quadro economico dell'opera, che facciamo solo ora per le motivazioni che vi ho detto. Che poi, se c'è bisogno di chiarimenti, anche il segretario è qua, che ha seguito dal punto di vista giuridico la vicenda, gli darà anche il segretario, collaborerà a darveli. Ed è chiaro che questa delibera poi va a Corte dei Conti, perché deve essere giustificata, motivata. Io ho teso semplicemente a dare la giustificazione che questi oneri erano da prevedere ed erano soprattutto meritati, soprattutto per la collaborazione che ci è stata data dall'ingegnere Trevisan, e gli devo dare anche un ringraziamento per aver aspettato così tanto. Bene, grazie assessore. Prego, iniziamo con i chiarimenti. Consigliere Lo Perfido, prego. Pronto? Mezz'ora. Continua a rimanere tensione in aula. Non so, vedo che. Preliminare. Cosa devo fare? Non sui chiarimenti, una cosa diversa. No, è solo una curiosità. Devo alzare in piedi. Solo una curiosità. Allora, lei ha fatto tutto bene. Speravo in qualche parere mancante dei revisori. Mannaggia, questa volta non c'è. Perché il segretario comunale mi ha spiegato, io non riuscivo a leggere bene lo statuto, non confondo sempre queste cose. Purtuttavia però, le ho chiesto prima, voi qui adesso, oltre alla variazione di bilancio, portate un emendamento che sostanzialmente è di poca roba, no? Sì, sostanzialmente sono 5.000 euro qua. 7.500. Ecco, cioè paradossalmente noi oggi parliamo di 7.500 euro nelle sette pagine che sono qui dentro. 4, 5, ecco. Ecco, proprio questo volevo chiederle. Cioè, se su questo emendamento voi avete acquisito un ulteriore parere dei revisori? Cioè, quando sarebbe il tempo utile? 24 ore prima della presentazione. Ma c'è? No, perché mi dicevano, avevo altre informazioni. Avevo altre informazioni. Cioè, allora lei l'avete depositato, non avete dato comunicazione che l'avete depositato però. E quindi ne prendiamo atto adesso, se a voi va bene, se no io chiedo il voto su questo.
Ma non voglio, io non sono un formalista, mi guardi bene, non sono un formalista, però, scusi, l'altro giorno, ma è chiaro che lei ne viene fuori da questa roba, evidente, giusto, ma siete un po' troppo sicuri di voi, oggi è difficile essere sicuri, avere convinzioni così granitiche. Perché io l'ho chiesto, sono 7.500 euro, niente, cioè non è rilevante. Poi dice no, non è vero, perché in effetti modifichiamo la tabella. Benissimo. Allora, se c'è un parere su quello, obbligatorio, e c'è, l'avete distribuito ai consiglieri, comunque l'avete depositato per l'articolo 24, è tutto ok, mi dà contezza del fatto che sull'emendamento c'è il parere anche depositato almeno 24 ore prima. Su questa proposta di emendamento avete il parere aggiuntivo dei revisori che l'avete depositato ieri. Sei sicuro che l'avete depositato ieri? Ma io non. Ma basta che lo depositi in comune, nella casa comunale, che è questo. Cioè non è che te lo deve dare in. No, va bene. L'avete depositato ieri. No, va bene, l'avete depositato 24 ore prima. Basta, no? Ok. Cioè lei dà atto che è stato depositato 24 ore prima. Mi dica il regolamento di contabilità cosa dice. Guardi, dottor Perosa, noi ci conosciamo da diverso tempo. Io so quanto sia delicato il suo compito. Però, come mai avete richiamato i revisori su questo punto? L'emendamento si presenta la sera della convocazione del Consiglio ed è sufficiente che sia corredato del parere dei revisori in quel momento. Questo mi hanno detto i tecnici. Articolo legge sia in relazione alla 118 del 2011, sia in relazione al regolamento di contabilità del Comune. Guardate, siccome gli atti hanno un visto di legittimità contabile, tecnico, mi citi la norma che dice che non è giusto quello che ho detto io. Ma no, io non le. No, ma scusi. Lei prima ha detto che è stato depositato 24 ore prima. Lei che si candiderà a fare il sindaco, mi ascolti. Allora, lei ha detto che, ma no, ma va benissimo Mazza il sindaco, non c'è problema, ma mi scusi, lei prima ha detto a verbale che è stato depositato 24 ore prima. No. Guardi, siccome io non sono un tecnico della ragioneria e posso sbagliare anche qualcosa, mi scuso se ho sbagliato, no. Questo vale per la documentazione che si presenta in consiglio all'ordine del giorno. Cioè, sarebbe come mentre dire per se durante l'approvazione di una legge finanziaria o di stabilità, che dir si voglia, in Parlamento, ad ogni piccolo emendamento modifica il ragioniere generale dello Stato deve fare 25 relazioni, non è pensabile. Quindi lei dice buon senso mi porta a dire che è un emendamento, nel momento in cui lo presento il ragioniere Taurian avrà detto sì, sono favorevole, cioè do congruità all'emendamento, però sa che potrei chiedere il voto su questo. Mi pare che il regolamento dica che se c'è un dubbio sui documenti a corredo di una proposta di delibera nelle 24 ore prima, ma non lo faccio, non guardi assessore, guardi, siccome io mi auguro che lei diventi sindaco, proposta di emendamento.
emendamento, parere del collegio di revisione. Eccolo qua, perfetto. Eccolo qua. Però ammetta francamente che... Ok. Allora, siccome non c'è nessuno della minoranza appassionato a questo tema, non lo so neanche io, lasciamo perdere. Siamo appassionati. Appassionati di? Pranzo. Passiamo al consigliere. Prego, consigliere Lo Perfido. Gli sta parlando l'assessore Conficoni, quindi siccome aveva detto che doveva prendersi appunti, posso parlare? Devo dire, assessore, che sono rimasto un po' male ad apprendere che quello che aveva detto prima al collega non corrispondesse a verità. Però io capisco tutto, ma come vede, non siamo qua con la bava alla bocca che al primo vostro errore vi mordiamo la gola, eh? Ogni tanto si può anche ammettere che qualche inghippo, perché siccome adesso avete tre consigli comunali consecutivi non riuscite a starci dietro a tutto quanto, ecco appunto, perché magari ci sono troppe cose da fare e quindi non si riesce a fare il giro di tutti gli uffici per raccattare tutte le carte, ma che a verbale vengono dette cose non corrispondenti a realtà, insomma. Non vorrei dover iniziare a dubitare più spesso di quello che mi dice l'amministrazione. Detto questo, assessore, io ho due richieste di chiarimenti. Uno che per quanto riguarda la prima richiesta di chiarimenti è per quanto riguarda il punto riguardante l'allocazione di maggiori entrate correnti per un milione circa, di cui con vincolo di destinazione circa 280.000. Le più significative riguardano, leggo l'intero punto, maggiori trasferimenti regionali per circa 390.000 euro, che la Regione ci dà, assegnati per dare copertura alle spese di avvio delle UTI, destinate per circa 100.000 euro a ristoro di spese sostenute e da sostenersi da parte del Comune. Io capisco che tanto la maggioranza vota sì perché è maggioranza, ma se devono anche fare casino possono andare tranquillamente fuori, il numero legale l'avete dato, che cavolo, sì va bene, ho capito, ma io capisco parlare ma ad alta voce. Ripeto, 390.000 euro assegnati per dare copertura alle spese di avvio delle UTI, destinate per circa 100.000 euro a ristoro di spese sostenute e da sostenersi da parte del Comune per l'organizzazione dell'UTI di cui fa parte, distinti 20.000 circa per il 2015, 80.000 per il 2016, 290.000 circa quale trasferimento per il funzionamento all'UTI stessa. Quindi ci sono dei costi che abbiamo già iniziato a sostenere per quanto riguarda l'UTI, ed eventualmente in che cosa consistono questi costi? Perché da quello che avevo capito era una riforma fatta per risparmiare, però. Poi, per quanto riguarda, l'ho perso. Ecco qua. Le spese da finanziare con mutui anno 2016. Interventi di adeguamento, pavimentazione ambito sportivo Agosti, botteghe e interventi puntuali per altri impianti sportivi comunali via Gemelli.
pari a 800.000 euro. Sì, sì. Siccome a settembre l'amministrazione regionale ha pubblicato il bando per la concessione di contributi sulla legge 8 per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi per l'anno 2015, e ci sono appunto diversi impianti sportivi presenti nel comune di Pordenone che necessitano di manutenzione, noi abbiamo fatto domanda e quanto siamo riusciti a ottenere? Consigliere Piccin, prego. Beh, allora, per quel che riguarda il contributo regionale le ho risposto, no? Abbiamo fatto una domanda di contributo per l'Agosti e non abbiamo ricevuto il contributo sull'Agosti nel 2015. Beh, non deve chiederlo a me. Ma cioè, scusate, ma noi abbiamo fatto la domanda... Però non le ragioni non le posso sapere io. Deve farle in un'altra sede la domanda, perché sono... Vabbè. Per quel che riguarda invece i 100.000 che sono programmati di spesa, di fatto nel 2015 sono 20.000. Guardi, consigliere, noi e l'ambito montano eravamo gli uniche UTI in grado di attivare le proprie attività, di iniziare le proprie attività col 1 gennaio 2016. Quindi anche se non fosse intervenuta la proroga, la nostra unione era in grado di iniziare a esistere e a cominciare a svolgere funzioni proprie. Ovviamente la proroga non ci ha concesso questo perché dobbiamo aspettare come tutti gli altri il 1 maggio. Ma per fare questo c'è stato un lavoro. Non è che si parte così, si parte perché c'è stato un lavoro sulle UTI, ci sono state delle convenzioni che si stanno adottando con la provincia e questi sono, ci sono anche degli oneri da sostenere. Questi sono gli oneri che la regione comprende come inizio dell'attività delle UTI. Ne abbiamo spesi 20.000 su 390.000 ed eravamo pronti a partire. Mi pare che non è che abbiamo speso troppo, insomma. Abbiamo previsto altri oneri per il 2016, ma a sto punto attendiamo, sono allocati, ma attendiamo, insomma, attendiamo notizie sulle UTI e poi eventualmente ci diamo da fare. Bene. Consigliere Piccin, lei era prenotata, vero? Prego. Grazie Presidente. Volevo chiedere, grazie. Volevo chiedere in merito alla delibera, quella di variazione di bilancio, a pagina 7, Assessore, sulle entrate ci sono tutta una serie di variazioni in negativo e che sommano 4 milioni e 2. E fanno riferimento a una serie di opere, di manutenzioni e così via. Solo in un caso è citato il Pisus dove io riesco a capire, no, più o meno la motivazione. Volevo comprendere la motivazione di queste variazioni in negativo, perché 4 milioni e 2 sono molte. Ed inoltre volevo chiedere, in merito al documento di sintesi, e a pagina, beh, insomma, dove c'è l'elenco, pagina 1, 2, 3, 4, ci sono 40.000 euro per maggiori spese del gabinetto del sindaco. Di che cosa si era trattato? E beh, intanto queste due, grazie.
quelle variazioni che lei trova sono la parte investimenti. Le dicevo prima, ogni volta che noi abbiamo un finanziamento che ha una competenza nell'anno 2015, per traguardarlo nel 2016, perché si comincia a spendere nel 2016, dobbiamo togliere dal capitolo di spesa quelle somme, quindi una minore spesa, ma anche una minore entrata da parte del contributo, da parte del mutuo. E questo no, non sono contributi già erogati o mutui già erogati, quelli lì, già accesi. Quindi sono spostamenti di somme in entrata e uscita del 2015 riportate pedissequamente nel 2016 e seguono tutta una programmazione che ogni volta il settore tecnico mi deve fare adesso, perché non possiamo più avere semplicemente il quadro economico approvato una volta e poi si va avanti per residui, non si può più. E quindi queste operazioni, purtroppo complesse e burocratiche, sono previste di volta in volta ogni volta che si cambia bilancio di competenza, quindi uno svuotamento del bilancio precedente e sul bilancio, messo sul bilancio pluriennale, e quando si approva il bilancio di competenza riallocate le somme. È un'operazione devastante dal punto di vista burocratico, però questa è la norma in questo momento. Per quel che riguarda i 40.000, le dicevo, tutte le allocazioni di contributi che prima non riuscivamo a dare perché non avevamo la capienza disponibile in entrata, con gli ulteriori stanziamenti invece riusciamo a coprire anche i 40.000 euro, che sono i soliti 40.000 euro che il gabinetto del sindaco ha per dare contributi. Non avevamo, no, in bilancio. Però, come vede, siamo riusciti a programmare bene alla fine, perché alla fine ce l'abbiamo fatta. E quindi noi riusciamo a dare tutti i contributi come tutti gli anni, aumentare le spese dal punto di vista delle risorse che attribuiamo all'ambito. Perché? Perché abbiamo fatto una serie di riorganizzazioni da altre parti, perché se no non torna il conto. Consigliere Ribetti, prego. Assessore, volevo avere delle informazioni, scusandomi per il ritardo e se forse l'ha già detto, quindi le chiedo scusa già sin d'ora. E stavo guardando le slide che ci ha dato dopo la commissione. Volevo capire, trovo 100 musei e spazi espositivi, maggiore spesa per 115.000, attività culturali, maggiore spesa per 240.500 e c'erano poi, volevo spiegazione, sulla maggiore spesa per i servizi sociali comunali, sportello sociale al cittadino per 524.499 e c'è poi una correlata minore spesa di 375. Grazie. Una minore spesa di 3,75, volevo capire. Allora, per quel che riguarda l'ultima domanda, i 524.000 più le minori spese, ci sono spostamenti nei capitoli da parte dell'ambito in funzione anche dei trasferimenti regionali. Le dicevo prima, ci sono i trasferimenti per gli affitti onerosi, ci sono dei trasferimenti per minori, ci sono dei trasferimenti per le rette degli asili nido, e questo provoca soprattutto nell'ambito alcuni spostamenti di capitoli da una parte all'altra, ma di fatto questi qua non sono maggiori spese, sono maggiori spese rispetto alla previsione iniziale. Ci sono arrivati i soldi e quindi li prevediamo in più rispetto a quelli che c'erano prima, ma sono destinazione vincolata, vanno spesi soltanto per gli affitti onerosi, vanno spesi soltanto per i minori non accompagnati, vanno spesi solo per quel tipo di finalità lì, non sono utilizzabili per altre spese dell'ente. L'altra domanda che mi aveva fatto, anche lì sono indicati anche in delibera. Alcune spese sono i contributi che diamo tutti gli anni per le attività associative che collaborano con noi per il Natale in città, per l'estate in città, per tutte quelle manifestazioni culturali.
Le associazioni hanno avuto pazienza di aspettarli fino a fine anno. Di fatto noi abbiamo ovviamente previsto che queste somme si liberavano a fine anno e a fine anno possiamo coprire quei capitoli e liberare queste spese. Mentre altre spese devono essere allocate in precedenza, queste possono essere allocate anche a fine anno, perché alle associazioni basta la certezza di avere a fine anno quelli che sono i contributi che annualmente diamo per le loro attività, insomma. In parte sono attività in convenzione, soprattutto per i grandi eventi, in parte sono associazioni che vengono in qualche maniera aiutate nelle loro attività culturali e in parte sono liberalità che dà l'amministrazione per interventi che fanno per da tanti punti di vista. Mentre ci sono anche previste lì dentro alcune spese che anticipiamo per musei, cultura, per manifestazioni che si attueranno nel 2016, ma che perché si attuino nel 2016 ha bisogno di cominciare la programmazione e anche l'impegno di spesa già nel 2015, altrimenti se aspettiamo il bilancio prossimo rimane poco tempo per programmare questa attività e non c'è la possibilità di impegnarsi con chi poi fa le esposizioni, fa le varie attività culturali, capisce? Consigliere Dal Mas, prego. Due cose, mi spieghi perché ne ha parlato all'inizio ma non sono riuscito a seguirla. Ricapitolo un po' la questione dell'IMU, dall'imposta municipale propria, vedo qua 300.000 in meno, no. Poi ho spiegato che in realtà non sono così, e quindi sempre nella parte prima dei tributi anche per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, e poi una domanda relativa all'andamento nella parte trasferimenti. Quindi con queste 720.000 di trasferimenti aggiuntivi dalla regione, 708 voi sostanzialmente stiamo dentro il bilancio, quello che era stato previsto. Ecco, dal punto di vista degli anni precedenti, come siamo? No, complessivamente, cioè il sistema che si vuole modificare, cambiare in ordine ai trasferimenti, sappiamo che adesso c'è tutto questo che ancora non si è visto, ma insomma andrà a regime anche con le UTI, con tutte queste cose. Ma l'andamento dei trasferimenti, lei si sente di dire sul trasferimento in parte, come si dice, ordinaria, no? Si sente di dire che Trieste è lontana? No, perché si prepara a fare il sindaco. Allora, noi riusciamo a determinare meglio l'entrata IMU, l'entrata TARI, l'entrata TASI ancora per quest'anno, solo quando a settembre cominciamo a avere i conti della prima rata, di quello che riusciamo a recuperare dal punto di vista del riaccertamento. Di fatto, complessivamente, su entrate tributarie per 31 milioni, abbiamo sbagliato di 358. Io avrei preferito sbagliare in difetto e non in eccesso, però insomma l'errore non è eccessivo. È chiaro che la prima parte dell'anno, soprattutto fino a settembre, ci serve, e quindi con la variazione di settembre noi non riusciamo ad avere contezza precisa di quella che è l'entrata tributaria a fine anno. A novembre sì, e quindi l'ultimo assestamento ci permette di correggere i conti IMU, TARI e TASI, tanto da prevedere l'entrata certa al 31-12. Io, per quel che riguarda i trasferimenti regionali, dico, ovviamente stiamo soffrendo anche noi come stanno soffrendo tutti, mi pare che gli ultimi trasferimenti di fatto non sono in diminuzione, quindi questi ultimi 16 milioni ci hanno portato alla pari con l'anno precedente, di fatto, no? A consuntivo.
È chiaro che siamo un po' preoccupati della manovra finanziaria, perché di fatto ci consente da un lato di avere contezza da subito di una parte del trasferimento ordinario, però ovviamente il 15% è legato di questo trasferimento, l'85% da subito, il 15% già legato a un sistema perequativo ci preoccupa un po', perché se il sistema perequativo avviene in tempi ragionevoli, ben venga, che quindi ci dà la possibilità di approvare i bilanci da subito. Se il sistema perequativo si trascina un po' nel tempo, comincia a diventare marzo-aprile, per noi è un problema dal punto di vista della presentazione del primo bilancio. C'è un salto di qualità, secondo me, rispetto all'utilizzo delle risorse prima, in prima fase a gennaio, in seconda fase dopo l'assestamento regionale e in ultima fase a novembre. Ma in ogni caso anche la suddivisione dei finanziamenti, dei trasferimenti in tanti rivoli e in capitoli diversi, anche questo un po' ci preoccupa rispetto alla finanziaria regionale. Speriamo che queste certezze avvengano in tempi ragionevoli e non in tempi molto lunghi. Allora questo ci permette di approvare un primo bilancio che sicuramente sarà più ristretto, ma ad averne più contezza, diciamo, non a settembre, ma magari speriamo ad aprile-maggio noi, perché così la programmazione dell'ente ha un senso diverso e possiamo non arrivare a novembre ad allocare le ultime spese di cui abbiamo bisogno, insomma. E a novembre comincia a essere difficile poi spenderle, no? Consigliere Ribetti, prego. Grazie. Assessore, volevo capire, non so se hanno già fatto questa domanda, nello specifico trovo i maggiori trasferimenti, maggiore spesa per UTI per 3,72 e 5,92. E quindi volevo capire. No, ma utilizzata? No, beh, finisco la domanda e poi dopo. E volevo capire che cosa erano dovuti come maggiore spesa, però poi vedevo nella prima pagina trasferimenti regionali, trovavo 392.000 euro di trasferimenti regionali per avvio UTI. Trovo da una parte 3,92, dall'altra ne trovo 3,72 e 5,92. Volevo capire la differenza, perché ci sono maggiori trasferimenti dalla regione per 3,92, però mi dite una maggior spesa di 3,72, quindi volevo capire maggiore spesa, cosa non era previsto prima o cosa è venuto fuori dopo. Grazie. Allora, nella delibera c'è scritto 390.000 euro circa, la somma vera sono 392.000 euro, ogni tanto in delibera si tende a semplificare, non a mettere, cioè per riassumere quello che è il contenuto di un esercizio finanziario, di un bilancio di previsione, senza in delibera andare a precisarne ogni centesimo ovviamente, perché sia così più leggibile anche. Quindi la vera somma del trasferimento per l'avvio delle UTI è 392.000 euro. Di questi 392.000 euro una parte li abbiamo impegnati, una parte è ancora libera. Le dicevo prima, 100.000 li abbiamo impegnati, di cui 20.000 in conclusione dell'anno 2015, quindi gli ultimi mesi del 2015, di fatto novembre-dicembre, e i primi mesi del 2016, 80.000 euro. Ci servono per quelle convenzioni di avvio dell'UTI. Perché se abbiamo il segretario che si sta impegnando nel predisporre una serie di atti che sono propedeutici poi all'avvio delle UTI, serve essere coadiuvato all'interno dell'ente anche in un altro modo. Il fatto di convenzionarci con chi è in grado di darci una mano ci permette di spendere in maniera, diciamo, meno onerosa possibile una serie di utilizzare in maniera meno onerosa possibile delle risorse che vengono allocate in convenzione con persone che hanno già una professionalità da poter spendere a favore proprio dell'avvio dell'UTI. E mi riferisco per esempio alla ragioneria della provincia o alla segreteria della provincia, che in questo caso ci dà una mano importante nell'avvio dell'UTI. Dicevo prima, se fossimo partiti il primo gennaio ci sarebbero state due UTI in provincia di Pordenone che partivano. Queste UTI sono l'ex comunità montana, perché ha una struttura già che si chiama ex comunità montana con dei dipendenti in grado di attivare un UTI, e
l'UTI del Nuncello perché ha questo tipo di collaborazione con la provincia. Io credo che le altre UTI non abbiano neanche affrontato il tema ancora del come attivare. Allora, noi fino all'altro giorno eravamo pronti per il 1° gennaio, ci hanno spostato la data. Sì, come tutti. Sì. Sì. Esatto. Abbiamo iniziato, abbiamo speso perché abbiamo iniziato, abbiamo previsto qualcosa anche per il 2016, ovviamente adesso siamo in fase di attesa prima di tutto, no? Consigliere Betti? Prego. Consigliere Betti? Prego. Sì, volevo... Ho cercato nella documentazione, però non ho trovato allegato il parere dei revisori. Allora chiedevo di poterlo vedere un attimo e fare... su tutti e due, perché mi hanno consegnato adesso una proposta emendamento e volevo vederlo un attimo e mi riservavo di fare due domande eventualmente. Consigliere, sono stato un po' egoista perché devo chiederlo per tutti. Consigliere Piccini, lei doveva fare una richiesta di chiarimenti? No. Nessun'altra richiesta? Bene, allora abbiamo esaurito le richieste, pertanto dichiaro aperta la discussione. Consigliere Piccin, prego. Beh, io volevo fare... Sì. Perché ha ricevuto adesso il parere, quindi... Volevo chiedere un chiarimento sul parere, però. Prego. Questo qua è... Questo è il parere dell'emendamento. Questo qua è quello del 24 che è dell'emendamento, credo. Quello su... che quindi va con questo. Però volevo, non so se volevo anche quell'altro, se era possibile. Grazie. Azzerate il tempo per cortesia. Prego, consigliere Piccini. No, ma sono loro. Prego, sì, si può iscrivere. Sì, ma se adesso si prenota viene. Prego. Grazie Presidente, ma buona parte delle questioni mi pare siano state chiarite. Credo che però al di là degli aggiustamenti che sono stati fatti e che correttamente l'assessore ci ha spiegato in linea anche con la nuova normativa e questa... armonizzazione dei bilanci che ci ha spiegato ieri l'assessore regionale che ci darà, vi darà e ci darà a tutti gli enti locali certezza da domani. Quindi... No, no, per il prossimo anno, cioè il 1° gennaio ci sarà la certezza, era una battuta chiaramente, no, no, ma è la verità. Eh certo, perché con la finanziaria voi, gli enti locali l'hanno fatto prima. Ma al di là di questo, io volevo soffermare la mia attenzione su due elementi, sostanzialmente. Allora, le maggiori entrate che ci sono, e in parte, in qualche modo, è stato così anche accennato, il discorso delle UTI. Allora, il discorso delle UTI e i
390.000 euro assegnati all'UTI del Noncello sono sostanzialmente soldi che useremo in minima parte e poi verranno rimandati all'avviamento. Io volevo porre l'attenzione sul fatto del risparmio che questo comporta, perché ci è stato spiegato e rispiegato qui, ma altrove anche, ma le questioni sono strettamente collegate, del resto questo Consiglio Comunale, questa amministrazione ha deciso di aderire, non ha fatto ricorso, come già si diceva, per cui è d'accordo con questa impostazione, anzi sarebbe andata oltre e avrebbe fatto anche l'UTI unica, però non è stato possibile. Allora, i conti sono un po' per i cittadini della nostra regione, quindi anche del nostro comune, come dire, un po' in rosso, nel senso che l'idea era quella del risparmio, perché ci doveva essere il superamento delle province, e quest'anno le province prendono da parte della regione 50 milioni di euro in più. E questo è il primo risparmio per i cittadini della nostra regione. E per la riforma fatta tutte assieme, perché si sono lamentate, prendono 50 milioni in più. E questo è il primo risparmio che il centrosinistra fa per i cittadini della nostra regione. A questo va sommato, e dico questo perché le UTI, che in qualche modo dovevano essere una forma di razionalizzazione, migliore funzionamento e risparmio di 15 milioni di euro per le casse della nostra regione, se tutte le UTI, non lo so, faccio un conto, come dire, empirico, prendessero 400.000 euro come noi, ma ce ne saranno di quelle che prenderanno molto di più, assessore, e anche molto di meno, e allora la media probabilmente è giusta, non ci saranno i 2 milioni di euro che diceva prima dal MAS, ma ne saltano fuori oltre 7 milioni di euro. Quindi 50 milioni di euro di spesa in più per le province, 15 milioni di euro che non sono risparmiati dalle UTI, anzi 7 milioni in più. Fate un po' voi i conti del risparmio della spesa pubblica e della riorganizzazione degli enti locali che viene fatta a livello regionale. Allora, l'amministrazione del Comune di Pordenone, siccome non avrà certezza di avviare l'UTI del Noncello, perché notizia di qualche giorno fa, e lo sapete anche voi, sulla partita dei ricorsi il segretario generale della giunta regionale, dottor Bertuzzi, nel momento in cui si parlava di procedere con lo step successivo e commissariamenti, ha detto alt, fermi tutti, che qua ne va di mezzo la democrazia. Se lo dice lui, persona con una preparazione, come dire, che fa invidia a chiunque, beh, c'è da preoccuparsi veramente. Quindi, siccome qui non c'è nessuna certezza, voi questi soldi qua dovreste restituirli alla Regione, quelli delle UTI. Dovreste restituirli e farveli riassegnare sotto una forma diversa. Per esempio... No. No, allora, no, allora lei non mi segue. No, allora... Io sto dicendo che, siccome due giorni fa ci avete presentato una operazione straordinaria sulla riunificazione delle case di riposo, dove 580.000 euro o 440.000 a detta della signora Coan sono soldi che metteranno i cittadini con le rette, lo dicono i revisori, lei ha corretto il tiro, a me non interessa, allora... 300-400.000 euro a noi, Pordenone, ci farebbero comodo per abbattere quel debito e ripartire da zero in linea con l'ASP senza nessun debito. Per esempio, mi è venuto in mente così perché, come dire, la finanza creativa non sarà solo di chi fa finanza veramente, ma anche di chi viene qua e fa politica, no? O fa amministrazione.
E questa è la prima proposta, ovvero barra provocazione, lo so bene, però siccome ci sono una serie di elementi che ci inducono a pensare, così come dicevo 2 mesi fa, quando abbiamo discusso l'UTI, non mi ricordo neanche, 1 mese e mezzo fa, 2 mesi fa, che non era così scontata, alla luce di tutti questi elementi, secondo me, l'amministrazione comunale potrebbe alzare il telefono e chiamare l'amministrazione regionale per dire: guarda che a noi sta roba, visto che non la utilizziamo, la vorremmo utilizzare per altro. Sul resto della manovra poco c'è da dire, assessore, fate una serie di sistemazioni, come dicevo prima ci ha spiegato che ai sensi della nuova normativa bisogna togliere, aggiornare, mettere e così via. Io sottolineo un aspetto però: se noi non avessimo avuto la maggiore entrata, come avremmo fatto a destinare questi 230.000 euro ai grandi eventi, che mi sembra di aver capito sono eventi che sono già stati fatti, giusto? In parte convenzioni. Era una cosa di quelle che mi chiedevo prima. Prego? Sì. Sì, quindi lei dice prima o poi dovevano arrivare. Era una questione di... Era la perequazione che vi bloccava. Detto questo, io li avrei impiegati in modo diverso. Ovvero, alla fine della fiera, tra una cosa e l'altra, contano circa, se ho fatto bene i conti, 600.000 euro in diversi settori, togli e metti, cultura, sport e così via. Allora, fermo restando che non sono qua a dire che la cultura, lo sport e le altre attività devono essere poste a zero, ma però anche qui faccio una proposta, non lo so se è provocatoria o no, ma non credo più di tanto. Io avrei destinati, li avrei divisi in due e ne avrei lasciati 300.000 per correttamente quelle attività che vanno a corredo dello spirito dei cittadini, dell'anima bella dei cittadini pordenonesi, e altri 300.000 invece li avrei messi, per esempio, li avrei destinati a, chiamateli come volete, aiuti a persone disoccupate, lavori socialmente utili. Ne saltano fuori 50 per 12 mesi a 500 euro al mese. Non lo so se è fattibile o no, se l'avete già fatto, se non ci sono richieste, ma siccome io da questa parte non riesco ad avere tutte le informazioni che avete voi, mi permetto di fare questo tipo di proposta. Un'ultima cosa e chiudo. Volevo intervenire per capire meglio sul debito, riconoscimento del debito fuori bilancio. Allora, lei prima ha parlato del 2005, ed è vero. In verità però il responsabile del procedimento, il RUP, ha consegnato il conto finale il 26/10 del 2010. Allora la mia domanda è: ho capito che qui è stato commesso un errore, perché voi lo dite in delibera, nel corso del provvedimento è stato erroneamente omesso di assumere il formale impegno di spesa, quindi è sfuggito e può capitare, per i compensi del RUP. Ma la mia domanda è: siccome noi adesso siamo nel 2015 e dal 27 ottobre 2010 al 30 ottobre 2015 passano giusti i 5 anni, e qua servirebbe un avvocato, ma dopo ci sarà qualcuno che lo spiegherà meglio di me, esatto, per la prescrizione di che cosa? Noi qui andiamo a pagare una stupidaggine, ma è di interessi, ma è un dato simbolico. Noi paghiamo 6.000 euro di compensi e altre questioni, l'IRAP e così via, ma paghiamo, il comune di Pordenone paga
quindi la comunità, 485 euro di interessi, una sciocchezza. Però la mia domanda è questa: quegli interessi, se noi ci fossimo accorti prima, cioè al 2011 o al 2012, che non avevamo assunto, visto che il procedimento di conto finale ha dato 2010, primo non li avevamo pagati, secondo mi sento di dire che forse l'amministrazione avrebbe dovuto, o forse l'ha fatto, non lo so, correttamente rivalersi su chi ha fatto l'errore, perché per queste poche centinaia di euro, che non li avrebbe messi comunque di tasca propria, ma immagino abbia un'assicurazione per questo. Allora, non rimango nel dubbio rispetto a questo, io non lo voterò ovviamente, il debito fuori bilancio, voterò contro, però il dubbio mi rimane, caro avvocato Tomasello. Rispetto a quella tempistica che ti dicevo prima, e non mi piace francamente, perché ripeto, l'errore può sempre accadere ed è giustificato, ma il fatto che si vada a ratificare dopo 5 anni non è, a mio modo di vedere, corretto. Per il resto, come dire, rispetto alla manovra complessiva, come dicevo prima, a parte quei due elementi che ho evidenziato, non mi pare ci siano altre cose. Date una serie di contributi che voi dite sono quelli che date normalmente e ripetete, immagino sia così, perché non ho la possibilità di andare a verificare. Se ne aveste dato anche qualcuno in più, come dire, sareste da comprendere vista la scadenza elettorale della prossima primavera. Grazie. Grazie consigliere. Signori, non vedo nessun altro iscritto. Parere dei revisori? Ma potevate darlo a lui per primo, però. Forse potevate dare a lui subito una copia. Ma scusi, non è questo ovviamente, no? Questo è quello che c'è. Consigliere Del Massi, quando chiudiamo la delibera, se non sono le 10:30, se no andiamo avanti con le mozioni. 10:30 se abbiamo esaurito queste delibere, se no andiamo a mozioni. Prego, vuole intervenire? Sì. Allora, prego. Io all'assessore ho fatto prima una domanda, perché ormai siamo alle ultime battute di questo consiglio, di questa consigliatura, no? Non so se ci saranno altre variazioni di bilancio, ma non credo, cioè questa è sostanzialmente l'ultima variazione di bilancio, quindi chiedo scusa. E no, ma avrei diverse cose da dire, ma siccome mi contraddico spesso, qualcuno dice mi contraddico, bene sì, contengo il molteplice, io non contengo il molteplice, contengo pochetto, quindi anche dei vuoti di memoria abbastanza preoccupanti, ecco, esatto. No, perché ci troviamo in questa situazione, credo, che non dipende tanto dalla, al di là insomma delle cose che conosciamo, di cui abbiamo parlato in questi anni, a volte con cognizione di causa, altre meno, c'è però un po' un tema. E qual è? Incominciamo dalla questione delle UTI. La questione delle UTI è stata presentata, voluta, sostenuta da questa amministrazione come un'occasione formidabile, addirittura con un ordine del giorno,
votato da tutti, in cui si è prefigurata la possibilità di fare un UTI unica. No, l'assessore ha detto abbiamo fatto uno studio, abbiamo fatto uno studio di fattibilità, come quello dell'Umberto I, no? Abbiamo fatto uno studio e con quello studio arriveremo a immaginare di essere noi il centro. Allora, o fate qualcosa o non parlo, perché... Cioè, è spento. È spento. No, allora dicevo, siamo partiti con grande slancio su questo, al punto tale che c'era una... UTI unica provinciale, no? Siamo in grado di organizzare i servizi, noi bravissimi, cioè l'idea poteva anche starci, poi da quello stringi siamo arrivati all'UTI del Noncello, comunque importante, e fatto sta però che quella riforma voluta dal presidente Seracchiani o dalla Presidente Seracchiani, oggi non è che marci con quel ritmo spedito e incalzante che indicava e poneva la riforma. 2016, primo anno di avvio delle prime attività che si dovevano mettere, consorziare e costruire le UTI. C'è stato, insomma, qualche sindaco non era d'accordo, sappiamo che su quella cosa lì c'è un po' di incertezza. Sono ricorsi in piedi, tarda a pronunciarsi, insomma, sappiamo come andrà a finire questa cosa. Mi pare che la Regione addirittura stia meditando di far slittare come sarà un po' il percorso prefigurato nella legge delle UTI, di cui non ricordo il numero e quindi non cito perché 27, ecco. E anche quello, insomma, non è che sia poca cosa, no? Cosa c'entra con le variazioni di bilancio? C'entra, qui dentro ci sono 390.000 euro che sono destinati alle UTI e lei ha detto sì, non sappiamo come li mettiamo lì, li parcheggiamo perché non sappiamo come, quando, cosa spenderemo, perché c'è questa incertezza che regna in questo momento. E sempre formidabile, formidabile sul tema delle UTI, non c'entrate voi, sul tema delle UTI è formidabile perché io vorrei che, siccome ci sono anche giornalisti, che si prendesse nota di una circostanza, cioè il fatto che il processo che deve accompagnare l'avvio delle UTI è un processo per il quale la Regione credo spenderà molti soldi, perché ci crede e quindi investe. Benissimo, io non ho mai visto una riforma che cambia un sistema senza metterci un quattrino, perché se no non è una buona riforma. Anche tagliando, per tagliare bisogna mettere soldi, non è vero, cioè non sarebbe vero il contrario. Quindi se la Regione crede nelle UTI, pensa magari di stanziare 3 milioni di euro. Non ho qui le carte con me, ma così potrebbe essere nel bilancio della Regione, nelle varie unità di bilancio del complesso bilancio regionale, per accompagnare il processo di riforma delle UTI, di cui una piccola parte sta contenuta qui dentro, in queste variazioni di bilancio, questi 390.000 stanziati adesso. Però lì il bello viene nel protocollo d'intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le autonomie locali, dove si dettaglia in modo preciso, vorrebbe dire quasi una tautologia, cioè si dettaglia come accompagneremo questo processo, soprattutto pensando a coloro i quali dovranno subire lo stress da perdita di ruolo, cioè il sindaco, che continua a fare il sindaco, ma che non si trova più neanche il consiglio comunale, ha un
entra veramente in difficoltà, no? E quindi, guarda caso, io posso pensare che intorno a questo devo organizzare un sistema che convince la gente, spiega agli amministratori come devono comportarsi e magari faccio anche un protocollo d'intesa, magari potrò essere smentito, ma qualcuno mi smentisca, dove prevedo che l'ANCI insieme alla Regione stabilisce questo percorso, lo affida a una società collegata all'ANCI per formare e accompagnare questo processo, con tanto di docenti, di scienti, studiosi e psicologi, perché servono anche quelli, lo stress da perdita di ruolo, no? Cioè, ma dico, vorrei solo banalizzare le cose. Allora, questo ha peso, perché evidentemente non è che siamo davanti a un uso così, il legislatore regionale non è che pensa faccio una riforma epocale delle UTI, una riforma epocale perché il dramma del Friuli Venezia Giulia è la frammentazione eccessiva di piccoli troppi comuni, dovevo unificare, tutti d'accordo, siamo tutti d'accordo, se non che però esistono anche delle risorse pubbliche, quantomeno anche potremmo dubitare sulla forza e la persuasione e la bontà di questi progetti proprio in relazione a ciò che dicevo prima. Poi, quindi il processo UTI sostanzialmente sarà un fallimento e lo sarà anche un fallimento l'UTI del Nocello, mi dispiace dirlo, io credo che Predotti abbia agito in assoluta buona fede, anzi con convinzione su questo, forse la spinta per l'UTI unica è diventata una cosa rivoluzionaria, innovativa, ma abbiamo visto che adesso da quel progetto siamo 390.000 messi lì, di cui 20.000 per il 2015 e tutto il resto accantonato perché non sappiamo come spenderli, non sappiamo come procedere. Quindi questa è la forza persuasiva degli argomenti che avete messo in campo, non voi ma qualcuno più in alto di voi, per convincerci che Pordenone può stare senza la provincia, senza la questura, senza una serie di altre cose, perché tanto comunque il sistema è stato riorganizzato e funzionerà sicuramente meglio. E però mi pare che così non sia, anzi non sarà assolutamente così. E questo è il pari passo con un'altra riforma, quella dei trasferimenti della Regione. Prima le ho fatto una domanda: cosa ritiene lei, Assessore, che conosce bene il tempo, poi mi risponderà Tomasella perché devo trovare l'argomento per suscitare l'interesse di Tomasello. E ho ancora 5 minuti, poi veramente non parlo più, poi mi taccio per sempre. E sarebbe sempre ora. No, e allora lei ha risposto in modo molto diplomatico, però io non posso non ricordare, che qui si è costruito un sistema politico di organizzazione del consenso per cui eravamo la Cenerentola dai trasferimenti nella sanità, i trasferimenti nelle strade e tutto il resto. Improvvisamente non se ne parla più. Tutto è cambiato, improvvisamente tutto funziona. Non è stata cambiata alcuna norma, perché lei giustamente prima dice io non so cosa succederà con i criteri di perequativi che qualcuno pensa di fare, ma perché lei sa benissimo che quei criteri perequativi che stanno studiando a Trieste probabilmente non accontenteranno bene o tanto il comune di Pordenone. Lei sa benissimo che quando si parla di criteri perequativi, guarda caso la perequazione non la fanno mai da queste parti, la riperequano in abbondanza da altre parti. Vedo che sta sorridendo. Sarebbe grave. Però mi sono posto questo problema: come mai nessuno parla più di questo? Improvvisamente Trieste non è più lontana, forse perché, come è successo,
E addirittura il centrodestra dice abbiamo un nostro uomo di Pordenone che si chiama Sergio Bolzonello che sta a Trieste, quindi fino a quando Sergio Bolzonello, che è un pordenonese autentico, sta a Trieste stiamo tutti tranquilli. No, perché ormai siamo a questi livelli, eh? Cioè il livello della comunicazione è questo qua, il livello della politica viaggia su questi binari. Siamo talmente tranquilli che il combinato disposto Bolzanello, Pedrotti, Serracchiani è praticamente un triangolo mortale sotto profilo politico. Ma perché così è stato? E il combinato disposto di queste tre figure, è stata la soppressione giuridica, anzi politica, non giuridica, della provincia di Pordenone con una riforma che tra l'altro vede il buon Pedrotti anche presidente della provincia, è dicotomico Pedrotti, e sei dicotomico, cioè stai anche a fare il presidente della provincia, cioè mantieni tutta una serie di figure, sei insomma, ambivalente, non dico ambidestro, quello può essere Bolzonello. E il risultato è stato questo, avete detto partiremo con l'ospedale, perché adesso vi parlo dell'ospedale, non posso mancare. Partiremo con l'ospedale, non abbiamo visto niente. Cosa abbiamo visto fino adesso? Ma scusate, ma io vivo a Pordenone o vivo, non lo so, in quale altra città di un'altra regione? Non ho visto niente. Avete buttato giù qualcosa, poi avete incontrato l'amianto, avete incontrato migliaia di difficoltà e siete ancora lì. Nel 2000, tra 10 anni non sarà pronto niente. Vi mancano 50 milioni di euro per andare avanti. Perché con quei soldi che avete, che sono quelli che abbiamo messo noi, e qualcosa ho fatto anch'io, poco, non è che sia un gran lavoratore. No, lo dico per sdrammatizzare, perché io guarda, prendersi sul serio sarebbe drammatico, e non riesco a prendervi sul serio, francamente non riesco a prendervi sul serio, perché quello... No, scusami, ripeti, perché quello che avete fatto è stato drammatico per questa città. La scelta che lei ha fatto, sindaco, allora condizionerà il futuro del polo sanitario di Pordenone e lo attendo in una risposta su un'interrogazione che ho fatto sull'attuazione, gli impegni della riforma Serracchiani e le ricadute sulla città. Mi dirà, altra riforma straordinaria, poi veramente chiudo, perché sono due le cose che hanno caratterizzato questo governo della regione: l'assenza totale del peso politico di Pordenone nella giunta regionale, non si è vista, non c'è stata. C'è stata solo scena, non è stata risolta una crisi industriale, non è stato risolto niente fino adesso. Eppure quello era un tema che governava questi processi. La destrutturazione della sanità nella provincia di Pordenone, togliete i primariati nelle strutture, aumentate i falsi primari sul territorio, questo è il risultato. Questo risultato. Il nuovo ospedale non ci sarà, è qui veramente chiuso perché vedo che sto sforando. Non avete messo una nuova idea nella perequazione perché non sapete, perché non contate politicamente Trieste. Questo è il vero tema, è questo. Siete sostanzialmente la succursale commissariata di un sistema di potere come quello della signora Serracchiani che in questi giorni ha completato il nuovo CDA di Autovie Venete, dove leggendo i nomi praticamente scopriamo che anche gli amici ne fanno parte, soprattutto magari se fanno lo stesso mestiere e condividono un percorso professionale molto stretto. Grazie consigliere Damas. Signori, chiudo il primo intervento. Consigliere Ribetti, sapevo che... La sua ho voluto anticipare. Ma
mi tocca obtorto collo, è una cosa che non faccio spesso, dar ragione a Franco Dalmas. Devo dare ragione a Franco. Infatti devi preoccuparti, perché anche a me l'ho detto con un po' di brividi, però in effetti come si fa a non dare ragione a chi ha evidenziato a livello macro le lacune di... Ecco, adesso dovrebbe andare. Dico, sono talmente evidenti le lacune e il disinteresse dimostrato da questa amministrazione nei confronti della città, o forse più che disinteresse, l'errore nelle scelte di fondo di questa amministrazione, che proprio non si può non dare ragione a Franco Dalmas. E alcuni degli errori, a mio modo di vedere, si ritrovano ancora, mi tocca dire ancora, anche nelle carte di questo assestamento. In primis vorrei rimarcare, l'hanno fatto altri, i due che mi hanno preceduto, ed è emerso anche già nelle domande di chiarimento, come ci sia qualcosa che non viene capito, non viene percepito, o siete stati voi poco bravi a farcelo capire, oppure ci avete venduto qualcosa che allo Stato non trova riscontro in quello che ci pare di vedere. E mi riferisco alle UTI, ovviamente. Le UTI sono state presentate come la panacea di tutti i mali. Cioè, sembrava che la somma degli errori politici, il male per eccellenza, fossero le province, le UTI dovevano andare a cancellare tutti gli errori del passato, dovevano essere questo risparmio di costi incredibile che solo delle persone sorde e cieche non potevano vedere, però se i dati sono quelli che appaiono da queste prime assestamenti, da questi primi dati che ci vengono forniti, appunto, direi che le cose non stanno proprio come sono state presentate dall'assessore. Nella variazione sono evidenziati in maniera chiara quelli che sono i costi, e sono solo costi di avvio. Quindi io mi dico, se questi sono i costi di avvio, e se questi sono i costi che non vengono neanche dettagliati, perché io qua nella delibera, nel testo della delibera, trovo semplicemente per dare copertura alle spese di avvio dell'UTI destinate per circa 100.000 ristoro di spese sostenute e da sostenersi da parte dei comuni, trovo aria, non trovo indicazione precisa di quella che è la spesa, e indicazione precisa soprattutto di quello che sarebbe il risparmio, assessore, che lei ci ha più volte paventato parlando della delibera sulle UTI. Quindi questo è un primo dato che, a mio modo di vedere, va sottolineato in questo assestamento. Questo assestamento, si ricorda quando abbiamo parlato in commissione, presidenti e gruppi consigliari, dicevamo il tempo che si può mettere, il tempo che può impegnare il Consiglio questa delibera. Ma io dico, ripeto forse qualcosa che ho già detto, assessore, questa delibera di assestamento... Le delibere di assestamento in generale, a mio modo di vedere, non è che dovrebbero portare via tanto tempo, perché le discussioni, soprattutto politiche, l'indicazione di dove avremmo allocato noi le risorse, a differenza di quello che avete fatto voi, si fanno sul previsionale. L'assestamento dovrebbe essere qualcosa di più blando, della serie, abbiamo già discusso, ci avete già detto, noi vi abbiamo detto che non eravamo d'accordo, eravamo parzialmente d'accordo, su qualcosa potevamo essere anche d'accordo, però poi sull'assestamento non si dovrebbe andare a discutere tanto. In questo assestamento invece mi sembra di notare almeno come dei grossi valori di scostamento rispetto a quello che potevo aspettarmi, e sono sostanzialmente quelli che ho cercato di capire prima con le domande che le ho fatto. Alcune lei mi ha dato una risposta, a mio modo di vedere generica, però me l'ha fornita, di altri non me l'ha data la risposta, e allora io adesso farò il mio intervento sulla base di quello che ho capito. E ad esempio mi riferisco alla maggiore spesa di 115.000 euro per musei e spazi espositivi. Lei prima, io le ho fatto due domande, musei e spazi, 115.000 per musei e spazi espositivi e 240.500 per le attività culturali. E poi le avevo fatto un'altra domanda,
un'altra domanda correlata, che era quella sui servizi sociali comunali. Lei mi dirà perché è correlata, consigliere, ma cosa sta dicendo? Sono due cose diverse. Una parte mi parla del sociale e dall'altra parte mi parla della cultura e degli spazi. Invece è correlata proprio per quanto riguarda le scelte politiche, a mio modo di vedere. È correlata, a mio modo di vedere, per quanto riguarda le scelte politiche. Perché? Perché se noi abbiamo, come ho detto, ho evidenziato più volte, l'ho evidenziato anche nella discussione che abbiamo fatto su questo bilancio all'inizio, un periodo in cui sappiamo che l'ambito sociale mi va a richiedere molti interventi, siano interventi a sostegno del reddito, siano interventi per minori non accompagnati, siano interventi di altro tipo che mi ricadono sull'ambito sociale, a mio modo di vedere le risorse dovrebbero essere destinate principalmente da una parte rispetto che da una, rispetto ad un'altra. E dovrebbero essere tagliate dall'altra, però in maniera più convinta, assessore. Vede, allora, quando io mi trovo in una variazione di bilancio 115.000 euro di maggiori spese per musei e spazi espositivi, a fronte di quella che è la copertura che noi abbiamo dei musei e degli spazi che abbiamo come ritorno da quel tipo di attività, e parallelamente mi trovo, come ho detto, un incremento sul sociale, beh, francamente io dico, allora, se c'è da investire, se c'è da mettere soldi, si vanno a mettere più sul sociale in maniera molto più convinta. Molto Scusate, più signori, se dovete chiacchierare dovete allontanarvi perché non si riesce a sentire. Grazie, l'intervento. Presidente. Anche perché non so se funziona il microfono, se mi sentite. No, allora, sono troppo alto io. Pronto? Adesso. Ho capito, ma mi viene la gobba, poi dopo non piaccio più a Bianchini, come faccio? Ma anche l'altra sera mi ha detto che... Allora, forse dovrei alzarlo, comunque cercherò di abbassarmi, di ingobbirmi un po'. Cerco di riprendere velocemente il filo. Quindi, vede, assessore, questo assestamento con questi valori che sono riportati qua mi preoccupa e mi fa restare assolutamente convinto di come non fosse buono lo stanziamento. Ah, grazie. No, no, non lo tocco. Non vorrei fare mai danni di nessun tipo. Dico, mi fa restare convinto di come la scelta politica fatta da questa amministrazione non sia una scelta proprio che trovi il mio consenso. Mi sono perso un secondo. Poi, un altro punto che tenevo a evidenziare era riferito... E qua veramente non ho capito qual è il ruolo dell'amministrazione su questi 300, ci sono 336.000 euro sul rilancio e l'animazione del centro, se non ho capito male. Del progetto Pisus che fa parte. Sul progetto Pisus, però gestiti dalla Camera di Commercio? Eccolo qua. Quindi finalmente vi siete. Che è arrivato dal Pisus. Oh, perfetto, allora. Ecco, vede, su questo, sul rilancio del centro, ad esempio, è qualcosa su cui abbiamo battuto più volte, io stesso, ho attaccato l'amministrazione, a mio modo di vedere, perché aveva dimostrato poco interesse nei confronti di quella che era la vita del centro della città, a scapito di altri, magari, di altre zone della città, soprattutto dei grossi centri commerciali all'esterno. Più volte vi ho attaccato, si ricorda, con la linea rossa, lei mi dirà gestita la provincia, dove dicevo prendete la gente dal centro per andare a fare la spesa fuori. Ecco, finalmente, oppure su questione dei parcheggi, soprattutto sotto Natale, dove vi dicevo mettiamo il disco orario a zero il sabato pomeriggio magari o sotto Natale in determinati periodi per rilanciare il centro, l'amministrazione è sempre stata sorda. Se adesso si accorge che il centro della città è quello che fa pulsare, che fa vivere una città, allora ben venga. Il ritardo però, come vede, se devo spendere una parola di buona nei vostri confronti, la spendo volentieri. Volentieri è una parola grossa, però la spendo. Sì, grazie. Per quanto riguarda, quindi concludendo velocemente sull'assestamento di bilancio, perché ho toccato le cose principali che volevo toccare, volevo spendere due parole per quanto riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio.
La consigliera Piccin a modo suo ha evidenziato quelle che sono diciamo, la ricerca di chiarimenti, la ricerca di responsabilità se ce ne sono, e credo che in questo senso debba andare l'opera dell'amministrazione, perché un principio fondamentale e chiaro è che chi lavora è giusto che venga pagato. Però se ci sono stati parallelamente degli errori, e non sto parlando degli errori fatti da progettista, chiaramente, cioè, si è sbagliato, però se ci sono stati degli errori fatti da qualcuno che hanno comportato degli oneri o dei maggiori oneri in capo all'amministrazione, io ritengo che sia altrettanto corretto un comportamento dell'amministrazione volto all'individuazione di questi errori per tenere indenne il patrimonio comunale. Ecco, quindi ma io so che siete sottoposti al controllo dei conti, quindi mi permetto, non è un problema mio, perché tanto non voterò a favore di questa del riconoscimento. Era giusto però per un dovere di correttezza intellettuale dire che giustamente, lei l'ha detto molte volte, assessore, chi lavora sbaglia, però è giusto anche quando ci siano degli errori. Per il momento mi fermo qua. Grazie. Grazie consigliere. Cancellate per cortesia il nome. Bene, signori, non vedo nessun altro iscritto. Vabbè, dichiaro chiuso il primo intervento, passiamo al secondo intervento. Trovo il nome del consigliere Ribetti, ma non capisco se è rimasto, se si è iscritto per il secondo intervento, non credo. Non riuscite a cancellare? Ah no. Lo vedo solo io, va bene. Va bene, allora siamo al secondo intervento. Prego chi vuole intervenire, pregato di iscriversi. Nessuno iscritto, dichiaro chiuso il secondo intervento. Do la parola all'amministrazione se vuole eventualmente replicare o no. Sulla Gosti? Non le ho risposto prima sulla Gosti, mi scusi. Allora rispondo adesso sulla Gosti. Gli ho parlato degli 800.000 che riguardano la Gosti e il Bottecchia. Non so se l'avevo detto questa cosa qua. Da una parte c'è il rifacimento della pista, perché quella pista lì è datata 2003, quindi comincia ad avere 15 anni. È durata abbastanza. Adesso bisogna rifarla però. E quindi il mutuo che andiamo a contrarre serve una parte per la Gosti, una parte però abbiamo qualche problema anche al velodromo sulla pista, che bisogna in qualche maniera ristrutturare dal punto di vista di alcune crepe per i cronometristi e anche dell'illuminazione. Quindi 800.000 serve per l'illuminazione della pista, delle curve, perché noi abbiamo illuminato bene il campo, no? Ma le piste, lei che conosce, le piste non sono proprio ben illuminate, vanno rafforzate come illuminazione, proprio perché ci viene richiesto dalla federazione per le competizioni che si fanno durante in agosto. Com'è? Sì, no, al Bottecchia in agosto. Ecco, quelle competizioni lì hanno bisogno di rafforzare, si fanno in notturna, hanno bisogno di rafforzare anche l'illuminazione, c'è una richiesta della federazione, cerchiamo anche lì di dare un contributo. Quindi con 800.000 riusciamo a fare l'uno e l'altro. Lei è chiaro adesso? Vuole sapere qualcosa di più? Devo andare più in dettaglio? No! Ma me lo dica, cioè, lo dica fuori il microfono, dica se devo... Le aveva anticipati la società e noi dopo, nel momento che abbiamo potuto, abbiamo rimborsato la società dell'investimento. Abbiamo avuto anche un finanziamento regionale. No, allora noi abbiamo domandato un solo contributo. Sapete che le nuove regole sui finanziamenti degli impianti sportivi prevedono che si chieda solo un impianto. Non potevamo chiedere di più. Abbiamo chiesto solo la Gosti. Ci è stato detto che non ci daranno finanziamento quest'anno, ma ce lo daranno nel 2016.
adesso io mi lancio anche in previsioni, siccome noi abbiamo però fatto il mutuo per il Bottecchia, non chiederemo più il contributo per il Bottecchia, ma vantiamo un credito, lo chiederemo da un'altra parte. Le anticipo un'altra cosa. No, ma l'impianto, l'impianto dell'Agosti o del Bottecchia? L'illuminazione dell'Agosti? Guardi, le posso dire, vogliamo un contributo regionale per fare il campo sintetico al ex Cerit, va bene? Noi vogliamo un contributo regionale per fare il campo in erba sintetica al Cerit, perché? Perché lì c'è... E questa sarà la domanda di contributo che presentiamo nel 2016, sul quale vantiamo un credito e li allochiamo lì. Ma perché? Perché c'è una... Mi dica... No, la proprietà del Cerit è del Comune. La richiesta di contributo la deve fare il Comune. Vantiamo un credito, speriamo quel credito sia allocato in quel contributo che ci è necessario, perché in quell'impianto lì, che è uno dei migliori... Cioè, qualcuno ci ha detto che è uno dei migliori in tutto il nord Italia, vorremmo che quei 230-250 ragazzini potessero avere la possibilità di allenarsi d'inverno e d'estate, magari senza rovinare il campo principale, ma potendo utilizzare un campo in sintetico che gli consente anche di fare un'attività che preservi il campo principale. I due di allenamento, ormai pazienza, ma almeno il campo principale lo preserviamo così. No, lo facciamo con un mutuo che contraiamo come comune. Va bene? Avremo un mutuo, facciamo un contributo. Io sono certo che non è arrivata la... Guardi, le notizie che ho io è che... Le dicevo... non so se svelo qualcosa, io ho detto se abbiamo un credito come Comune di Pordenone vogliamo che sia saldato nel 2016 con queste modalità, va bene? Mi sembra una cosa ragionevole quella che abbiamo chiesto. No, oggi non abbiamo nessun... Non lo so, magari che ci sia qualcosa, ma non lo so. No. Non sarà per il, non siamo più in grado di fare variazioni di bilancio. Con questa abbiamo chiuso. Con questa abbiamo chiuso. Io sì, ma temo che facciamo un dialogo, forse non so se va bene. Comunque proviamo, dai, proviamo. Noi accendiamo questo mutuo di 800.000 euro per l'Agosti e per il Bottecchia. Velodromo, pista e impianto di illuminazione, giusto? Velodromo, pista e impianto di illuminazione. Allora, la pista del velodromo, in parte l'illuminazione delle curve, alcuni interventi per il turno dei cristi e alcune sistemazioni del cemento della pista, più il rifacimento della pista della Gosti, tirando via la superficie che c'è, che ha durato 12 anni, 13 anni, e mettendo un'altra superficie nuova. Speriamo che... Come speriamo? Certo che sarà così. Detto questo, posso continuare? Ecco. È una domanda. Noi poi, nel frattempo, abbiamo fatto domanda per la legge 8, chiedendo soltanto per l'Agosti, perché potevamo chiedere soltanto per un impianto. Non abbiamo ricevuto il contributo. Lei dice, vantiamo un credito. E si spera che le strette di mano... Ecco. Però il credito lo utilizzeremo per l'impianto del Cerit, di proprietà del comune, dove vorremmo mettere il sintetico. Questo perché abbiamo valutato che ci conviene chiedere contributo per il sintetico e investire invece capitale dell'ente. Scusa, facciamo un bel campo da tennis.
non capisco come mai siamo passati dall'agosto. Oh, al... spiego. Allora, è una questione di tempi, di tempistica. Se noi vogliamo fare l'agosto, non possiamo aspettare ottobre del prossimo anno, dovremmo farlo per l'estate, l'agosto. Quindi, se dobbiamo aspettare il contributo regionale, l'agosto lo faremo chissà quando. Mentre sulla tempistica per fare il sintetico, che non è il campo principale che si trasforma in sintetico, è il campo nuovo a fianco che diventa un campo sintetico, si aggiunge un campo al CERIT, si aggiunge uno rispetto al campo principale e due di allenamento. Quindi di fatto noi aggiungiamo un sintetico là, ma su quello non abbiamo un'urgenza di intervenire in tempi rapidissimi, abbiamo la possibilità di intervenire anche in tempi più dilatati. Per questo faremo a gennaio la domanda di contributo sulla legge 8 e speriamo di avere un contributo durante l'anno, presumo, insomma, durante, non so quando. Va bene, grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, signori consiglieri. Prego, consigliere Ribetti. Grazie, grazie Presidente. Sì. Ne facciamo una, scusi consigliere Ribetti, facciamo una unica per tutte e quattro le deliberazioni, forse più veloce. Sì, sì, tanto come evidenziato nel corso del mio intervento, ma come hanno evidenziato anche i colleghi, diciamo questa variazione di bilancio non ha portato nulla in positivo da poterci far cambiare idea rispetto al giudizio già espresso, anzi se ha portato qualcosa l'ha portato in negativo, perché abbiamo avuto, più passa il tempo più abbiamo la percezione, più abbiamo la convinzione, più troviamo e più trovano conferma quanto abbiamo più volte detto, che Pordenone è una città sempre più lasciata a se stessa, sembra una città sempre più allo sbando, abbiamo perso tutto, abbiamo perso quel minimo di ruolo che avevamo, per usare un minimo, per non discostarci troppo dalla realtà in cui ci avete gettato, perché Pordenone prima aveva un ruolo, vi siete lamentati spesso che quando c'era un'altra giunta regionale, questa a vostro dire trattava Pordenone con distacco, non facendo arrivare risorse. A me pare vero giusto il contrario, che adesso che c'è un'unica filiera, purtroppo rossa, anche in questo caso c'è quel filo rosso che la lega, al posto di vedere quello che ci avete sempre detto, Pordenone inondata di soldi, Pordenone al centro del planetario, del regionale, ci rendiamo conto che quello che temevamo purtroppo si è nei fatti concretizzato. L'ospedale, ne avete fatto una battaglia solo a livello politico, ci avete fatto perdere milioni di euro stanziati per la città, ci avete fatto votare, non stancherò mai di dirlo, con una convocazione assolutamente illegittima, irregolare, d'urgenza, una cosa che ne parlavate 8 anni per farci votare qualcosa. Mi ricordo ancora il parere del professionista che era venuto a dire: sento la terra, non pare inquinata, perché non gli avevate dato il tempo neanche di fare un parere, tanto che vi eravate dimenticati, e alla fine si è trovato l'amianto, anche allora ve l'avevano detto, voi andate avanti per la vostra strada, quindi niente ospedale, abbiamo perso i finanziamenti regionali, abbiamo perso la prefettura, soldi non arrivano, mi chiedo qual è il ruolo di Pordenone in questa regione, e sì che abbiamo il vicepresidente che è stato 10 anni sindaco. Ecco, quindi questi timori trovano conferma ulteriore nell'assestamento di bilancio. È un assestamento, assessore, che peggiora una situazione che già non ci piaceva, quindi sicuramente non può avere il nostro voto né favorevole, chiaramente, ma neanche un'astensione. Qua non c'è neanche da fare un'astensione benevola. È assolutamente un voto contrario convinto. Come contrario sarà il voto del nostro gruppo, del mio gruppo, per quanto riguarda il debito fuori bilancio, per le motivazioni che ho espresso nell'intervento. Se ci sono stati, ripeto, sacrosanto il professionista che ha pagato, quindi non deve essere letto il nostro voto contrario come una volontà di dire che non venga remunerato il lavoro. Però se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi quel qualcuno, non i cittadini pordenonesi, che già stanno pagando troppo grazie alla sciatteria di questa amministrazione. Quindi il nostro sarà un voto assolutamente contrario. Grazie. Grazie consigliere. Prego.
Altri iscritti? Silenzio per cortesia. Freschi, prego. Sì, direi di sì, una unica, sì. Non ne vuole fare una per ogni delibera? Prego, prego. Date la parola al consigliere Freschi, grazie. Grazie Presidente, semplicemente per sottolineare alcuni aspetti. Siamo in assestamento di bilancio, è un atto dovuto, per cui non penso che ci siano molte cose su cui doversi soffermare. La cosa che secondo me va evidenziata è il fatto che arrivino tutta una serie di opere pubbliche che attendevamo da tempo e che il discorso della spending review in qualche modo aveva fermato. Ecco, io penso che scorrendo anche il triennale, dando un'occhiata ai punti che sono stati evidenziati e puntualizzati dall'assessore al bilancio, mi pare che questa amministrazione abbia operato nel senso di mettere in cantiere tutta una serie di opere che aspettavano da tempo di essere in qualche modo cantierate, che aspettavano da tempo di essere realizzate, per cui va dato atto che tutta una serie di opere che sono elencate nelle spese da finanziare con mutui per l'anno 2016 sono opere di particolare rilevanza. Se pensiamo a quanto questa amministrazione ha dovuto in qualche modo convivere con una situazione di bilancio ingessata che non permetteva di entrare nel merito della possibile realizzazione di opere attese da tempo, penso che se noi andiamo a scorrere l'elenco troviamo tutta una serie di passaggi che vanno evidenziati. Il discorso soprattutto della sistemazione della zona di Torre con via Piave entro i primi sei mesi del 2016 è un aspetto che va sottolineato. Tutta la serie di rotatorie che sono anche partite in questi giorni sono aspetti che vanno valorizzati, perché sono aspetti che la città attendeva da tempo. Per cui, come dicevo prima, il discorso di via Cappuccini, via Pola, via Interna e via Prasecco come opere stradali sono passaggi estremamente importanti. Lo stesso aspetto che riguarda e che ha sottolineato in maniera dettagliata l'assessore al bilancio, che riguarda gli interventi di straordinaria manutenzione e sulle attrezzature dei parcheggi, anche questo è un passaggio che andava opportunamente evidenziato e che con questa approvazione trova anche strada di realizzazione. Per cui nel complesso, come dicevo prima, sull'assestamento non ci sono molti aspetti se non quelli tecnici che vanno evidenziati e il lavoro fatto anche dagli uffici, per cui il nostro voto sulle delibere che vengono proposte è un voto positivo, perché risponde a quei requisiti di indirizzo che questa amministrazione si era data e che aspettavano di essere realizzati. Per cui la ringrazio della programmazione che ci ha prospettato e il nostro voto, come dicevo, sarà positivo. Grazie consigliere. Consigliere Tomasello, prego. Anch'io mi associo come il collega Freschi e do un voto, diamo un voto positivo alla manovra, quest'ultima manovra che conclude il percorso giuridico contabile del bilancio. È chiaro che gli interventi dei colleghi dell'opposizione hanno evidenziato soltanto, si sono soffermati soltanto per il trasferimento riguardante le ultime, ma ci sono stati ben altri trasferimenti importanti.
Io appunto volevo ricordare che non solo appunto il trasferimento dei 399.000 per dare inizio alle UTI, così come anche lei ha spiegato prima, assessore, ma i continui interventi, trasferimenti regionali che ci consentono quindi di confermare quella linea di tendenza che hanno sempre avuto i nostri bilanci, quello di rivolgersi al sociale, di rivolgersi alle persone più deboli. Tra questi volevo ricordare i maggiori trasferimenti regionali, 250.000 euro, che appunto verranno appunto utilizzati come misura di sostegno al reddito, e gli ulteriori altri 90.000 euro che verranno ricollocati per l'assegnazione a contributi di associazioni operanti essenzialmente nell'ambito sociale. Che dire, poi, come ha ricordato anche il collega Freschi, è chiaro che specialmente in questo emendamento molto corposo forse si è fermati per lo più a parlare della parte corrente ma non della parte investimenti. Infatti nella proposta di emendamento, che appunto avrà il voto favorevole del mio gruppo, si elencano tutta una serie di opere che si andranno a realizzare. Io appunto volevo ricordare il rifacimento del segmento di Viale Mazzini, il Corso Vittorio Emanuele, Largo San Giorgio e altissime altre opere infrastrutturali, come quelle che ci ha detto prima di Via Piave, anche il collega ci ha ricordato, il collega Freschi, fino ad arrivare a Torre. Quindi concludo dicendo e confermando il giudizio positivo dell'intera manovra di bilancio di tutto l'anno 2015. Ricordiamo che questo è un bilancio che è stato approvato nel mese di marzo, di aprile, che quindi è stato un bilancio subito operativo e quindi ha consentito agli uffici di lavorare meglio. Questo, ricordiamo, è un bilancio che non ha messo le mani in tasca ai cittadini pordenonesi, perché le entrate tributarie sono tra le più basse d'Italia, ricordiamo, per quanto riguarda l'operazione IMU, per quanto riguarda l'operazione TASI e per quanto riguarda l'operazione per quanto riguarda la TARES. Quindi voto e giudizio favorevole, quindi il voto sicuramente è favorevole. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Piva, prego. Grazie Presidente. Volevo solo dire che l'assessore Mazzer, con la sua consueta precisione, ha fatto un'esposizione precisa di quello che è sia la variazione del bilancio di questa sera che il bilancio in se stesso. Ha avuto attenzioni molto particolari sia sul sociale, sulle attività, sulle associazioni, quindi credo che noi dovremo, come gruppo del Fiume, siamo più che soddisfatti dell'operato dell'assessore, e sicuramente ci sarà la nostra approvazione su questa variazione, su questa delibera. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dalmas, prego. Io, perché sia chiaro agli atti, sono d'accordo con Ribetti. Sono d'accordo con Ribetti, effettivamente mi ha anticipato, c'è un feeling eccezionale questa sera, non so dove vai a cena tu dopo, magari se possiamo andare a cena. Io mi rendo conto che il capogruppo del PD fa il suo lavoro, fa il difensore, in questo caso fa il difensore d'ufficio, non c'è nessun aspetto fiduciario, nessuna tensione, slancio in quello che ha detto, e si è limitato a dire alcune cose. Abbiamo sistemato un po' di stradine, abbiamo fatto queste cose, cioè quell'ordinaria amministrazione fatta bene, per carità di Dio, nessuno può dire che Pordenone sia una città che non è in ordine, è una città in ordine, anzi è ordinaria, questo è il problema. La sua ordinarietà è l'espressione autentica del tratto dove non c'era nessuna capacità di divisare, immaginare, prospettare qualcosa di diverso in questa amministrazione che è stata la vostra. Insisto su questo perché questa sarà l'ultima occasione in cui parleremo liberamente di questioni di bilancio, perché finiranno anche questa variazione di bilancio. E ciò che, ripeto, ha detto Ribetti è assolutamente vero, non lo ripeto perché sarebbe
chiedere e abusare della vostra pazienza, però permettetemi di dire, spero che il sindaco ci dirà qualcosa, perché lo trovo troppo silente. Io sono anche un po', come dire, mi sento fuori luogo. Vorrei che il sindaco esercitasse le sue funzioni fino all'ultimo giorno della consigliatura, e cosa che non ha fatto, secondo me non l'ho tanto sentito negli ultimi consigli comunali, forse perché è disorientato da un partito ingrato nei suoi confronti, qual è stato il Partito Democratico, e ingrato anche dal punto di vista politico, il vicepresidente della regione, tenutario di questa maggioranza, tenutario, e qui mi fermo, di questa maggioranza, perché voi avete il senso della proprietà più spiccato di quanto non ce l'abbia nemmeno l'ex presidente, grande presidente del Consiglio di questo paese, che si è chiamato e si chiama Silvio Berlusconi. Voi avete una concezione privatistica della cosa pubblica e l'avete sempre avuta. Avete pensato e pensavate che la questione di Pordenone fosse una questione centrale. Difatti, Ribetti ve l'ha ricordato, e ve l'ha ricordato precisamente. La decadenza è stata l'espressione del suo governo, caro Pedrotti. Per questo, quando il partito di maggioranza che governa questo comune le ha tolto la spina, mi sarei aspettato da lei che li mandasse a quel paese. Le premesse c'erano tutte, ma come? Mi avete rotto le palle perché dovevano bloccare l'ospedale, perché sennò vinceva il centrodestra. Perché questo è stato il senso più intimo del vostro ragionamento, che vi ha permesso di vincere le elezioni, probabilmente vi permetterà di vincerle ancora. E questo è il dramma. Questo mi fa riflettere sul carattere discutibile della democrazia. Perché noi non siamo in un sistema democratico, siamo in un sistema governato da organi di informazione che vi hanno sempre protetto, vi hanno permesso di raccontare bugie in questi anni, ad uno in particolare, che su cos'era Pordenone, cosa doveva rappresentare. L'ho citato prima, assessore, poi veramente chiudo, il problema dei trasferimenti. Ricordo che voi avete fatto anche libri sulla lontananza, ricordo una canzone, sulla lontananza di Trieste. Adesso non ne parlate più, perché evidentemente la filiera, come diceva prima Ribetti, è tale per cui non potete nemmeno dire che vi preoccupate rispetto ai nuovi criteri sulla perequazione. Giudizio assolutamente negativo, voto contrario del mio partito. Del partito. Grazie consigliere Dalmasso. Bene, nessun altro iscritto per le dichiarazioni di voto, pertanto dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto. E comunico di dare avvio alle procedure di votazione. Ovviamente faremo quattro. C'è un refuso?
Ok, ok. Bene. Bene, signori, scusate, un attimo di attenzione. Allora, silenzio. Allora, scusate, un attimo di attenzione che adesso dobbiamo votare le quattro deliberazioni. Allora, pongo in votazione la deliberazione avente seguente oggetto. Proposta numero 38, variazione di bilancio e contestuale aggiornamento dei documenti di programmazione, così come emendata dall'amministrazione. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Bene, dichiaro chiuse le operazioni di voto. Legge la votazione seguente. Presenti 34, votanti 34, maggioranza 21, favorevoli 22, contrari 7, astenuti 5. La deliberazione è stata approvata. Pongo ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 34, votanti 34, maggioranza 21, favorevoli 22, contrari 7, astenuti 5. La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Pongo ora ai voti la proposta numero 39, programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017, terzo aggiornamento 2015. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Sì, sì. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione seguente. Presenti 34, votanti 34, maggioranza 18, favorevoli 22, contrari 7, astenuti 5. La deliberazione è stata approvata. Pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Non c'è l'immediata eseguibilità? Io ce l'ho qua. Io ce l'ho qua. No? Di cosa? Della 39? Sì. No? Il triennale. Fermi tutti. Cosa facciamo? Cosa facciamo, scusa? Aspettiamo un attimo, c'è un problema col software. Non era caricato sul computer. Bene, bene, signori, scusate, allora pongo ai voti la proposta di deliberazione numero 39 per la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto.
L'esito a votazione è seguente: presenti 34, votanti 33, maggioranza 21, favorevoli 22, contrari 6, astenuti 5. La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo alla proposta numero 40. Pongo in votazione la proposta numero 40, ratifica deliberazioni della Giunta Comunale numero 166 del 5 ottobre 2015 e numero 184 del 26 ottobre 2015. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente: presenti 34, votanti 34, maggioranza 18, favorevoli 22, contrari 7, astenuti 5. La deliberazione è stata approvata. Pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente: presenti 34, votanti 34, maggioranza 21, favorevoli 22, contrari 7, astenuti 5. La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo ora alla proposta numero 41. Bene, pongo i voti la proposta numero 41, riconoscimento debito fuori bilancio, articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche relativo ai compensi del responsabile del procedimento per la costruzione del parcheggio via Candiani, ingegner Mauro Trevisan. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente: presenti 34, votanti 33, maggioranza 17, favorevoli 22, contrari 7, astenuti 4. La deliberazione è stata approvata. Pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione seguente: presenti 34, votanti 34, maggioranza 21, favorevoli 22, contrari 7, astenuti 5. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Bene, con questa abbiamo chiuso. Bene, sono le 22, pertanto adesso, come da programma, passiamo alle mozioni. Allora, le prime due mozioni, la mozione di Dalmas e di Pedicini, sono ancora all'esame della Commissione Regolamento, che convocherò la prossima settimana o quella successiva, adesso vediamo se sono i tempi. C'è la mozione del consigliere Cabibbo, la 2 del 2014. No, mozione d'ordine, se no non facciamo più le mozioni. Che abbiamo insieme io e Pedicini appassionatamente. Scusa, perché non le fa votare? Votiamole, bocciamole o le approviamo, perché sennò andiamo avanti con la commissione per il regolamento, cioè non so, chiedo anche al segretario cosa ne pensa riguardo. Cosa facciamo? Cioè la maggioranza sostanzialmente è il sindaco. No, se vuole la possiamo, lei il propone, se vuole la possiamo anche esaminare, votare. E in commissione regolamento, ma non riesco a capire, cioè la teniamo appesa lì, è anche imbarazzante, è un fatto di, è anche imbarazzante per me averla appesa lì. Non riesco ad essere serio. Come vuole, guardi, alla... scusi consigliere Dalmas, lei fa parte della commissione regolamento? No. No, sì. No. Non sono parte del commissione regolamento perché non ha delega da consigliere. No, zero titoli, non posso. Zero titoli. Ne avremo parlato, ci sono delle problematiche che le avranno raccontato, sì, le avranno riferito. Se no apriamo il dibattito su questa e la bocciate, tanti saluti e rivederci. Mi dica lei come vuole. Non so, come... Se vuole possiamo esaminarla. Cosa avete dopo? Che altre mozioni ci sono? Che altre mozioni ci sono? Ma le bocciano? Se no c'è la mozione del consigliere Cabibbo. Puoi fare la... più importante, no?
Sì, dal MAS? No, la voglio, no. Adesso ho cambiato idea. Cioè? Non vuole più discutere? No, la voglio, perché guardi, adesso me la bocciate, io voglio essere bocciato. Ho diritto a che sia presa in considerazione la proposta che ho fatto, che è di una semplicità elementare. Allora iniziamo con la sua, va bene. Ecco. No. Allora. Benissimo. Però la mozione non ce l'ho con me. No, vabbè, ma vado a memoria, non serve... Allora, la mozione serve per introdurre le IRI, interrogazioni a risposta immediata. Ovviamente una questione abbastanza nota è che le interrogazioni sono calendarizzate e in base all'ordine cronologico di presentazione, di tal che capita sovente, molto spesso, che quando si convoca il Consiglio l'argomento non sia più attuale, quello delle interrogazioni, no? A meno che la Conferenza dei Presidenti non decida di inserire un argomento, di riservare particolare attenzione, perché c'è in quel momento una particolare sensibilità politica sul tema. Ovviamente la mia è una mozione che è perfettibile, nel senso che vuole soltanto introdurre nel regolamento del Consiglio Comunale la possibilità di attualizzarle per quanto possibile questioni che sono di interesse cogente, perché ne parlano i giornali, perché in quel momento l'opinione pubblica vuole sapere, o questioni anche di interesse del consigliere sostanzialmente. Quindi si chiede che ovviamente il Consiglio possa prevedere, quando negli spazi dedicati alle mozioni, quindi in ogni qualvolta viene convocato il Consiglio, la possibilità di superare il pure semplice ordine cronologico di presentazione delle mozioni, ma di attualizzarle al momento in cui si vanno a discutere, perché ciascuno di noi, quando presenta una mozione, molte volte, perché viene sollecitato da un problema portato all'evidenza dell'opinione pubblica, o perché ne ha conoscenza diretta in relazione al suo lavoro, alle sue frequentazioni, alle sue cose. Ecco, è chiaro che mi rendo conto che dal punto di vista dell'amministrazione ammettere le IRI significa assumersi anche un certo carico, perché molte volte gli uffici non hanno nemmeno il tempo per aggiornare le risposte, e quindi dovremmo studiare un meccanismo che contestualizzi il tempo di presentazione delle IRI, la loro ammissibilità. Ma io dico, perché ho fatto una brevissima ricognizione e comparazione con altri statuti e altri comuni che ce l'hanno, in ogni caso compete sempre, come anche nel regolamento credo della Camera o dei consigli regionali, c'è la possibilità sempre riservata all'amministrazione di ritenere o no urgente quella cosa. Cioè, se in quel momento è chiaro che, preso dall'evidenza di un fatto, tizio, non so, che ne so, ribetti a caso, fa un'interrogazione e poi non ha la risposta in sede di IRI, evidentemente si pone un problema alla Corte dei Conti, come minimo. Come minimo si pone un problema alla Corte dei Conti. No, non voglio banalizzare questa questione, perché non si tratta di porre uno strumento per, diciamo, solo per chi sta all'opposizione. Credo sia anche uno strumento utile per chi sta al governo in quel momento. Perché è vero che il sindaco ha la possibilità sempre di intervenire in qualsiasi momento, inizio seduta, può fare tutte le comunicazioni che vuole, ma inserire un botta risposta con domanda secca, che è quella che fa l'interrogante, e altrettanto secca la risposta, sia anche un buon esercizio, non solo legato all'attualità e al profilo, all'importanza che si ritiene in quel momento dell'argomento, ma sia anche un buon esercizio per ricominciare a introdurre in questa Assemblea, che ha un regolamento datato, un regolamento dove
abbiamo visto che i tempi sono non contingentati quando serve, perché qui i tempi per le opposizioni non ci sono mai, non c'è la quota di riserva nella discussione degli argomenti alle opposizioni, che dovrebbe essere di almeno il 20%, così si fa dovunque in democrazia, ma voi la democrazia non la conoscete. E perché mi scusa, com'è possibile? Ne abbiamo parlato inizio consigliatura di questa cosa e ancora oggi non si è fatto niente. Presidente, lei che è anche un uomo di legge, mi sarei aspettato che insomma accelerasse queste cose. Abbiamo un regolamento che è assolutamente eccessivamente garantista nei tempi degli interventi, 15 minuti addirittura raddoppiati. Io sono il primo a dire che lì dobbiamo intervenire per rendere più efficaci, efficienti, pregnanti gli interventi, riducendo i tempi degli interventi in Consiglio. Lo dico da uno che sta all'opposizione, che ha tutto l'interesse di sfruttare tutto il tempo normalmente che viene concesso, ma io credo che in 5 minuti si possano dire tante buone cose, ma anche tante cose che buone non lo sono, e io ne sono un esempio. Allora, volendo chiudere, perché non credo di... la mozione che cosa fa? Ottiene, e qui io mi rivolgo fondamentalmente a tutto il Consiglio, vuole ottenere vuole dare all'amministrazione la possibilità di introdurre attraverso un indirizzo, perché noi non è che introduciamo le IRI qualora oggi le votassimo con voto favorevole, semplicemente impegniamo l'amministrazione a trovare una risposta a queste cose. Allora io non so se il sindaco si occupa di queste cose, chi sia l'assessore competente, mi aspetterei quantomeno fosse accolta come raccomandazione, quantomeno come raccomandazione, con un indirizzo preciso in cui si dice: bene, convochiamo la conferenza dei presidenti, convochiamo la competente commissione, facciamo ciò che si doveva fare da tempo, cioè rimettiamo mano al regolamento nei tempi e negli interventi riducendoli per renderli più pregnanti. Al Parlamento europeo in 5 minuti il tempo massimo che hanno a disposizione i parlamentari per esprimersi sulle leggi, e introduciamo strumenti dialettici di confronto più immediato che attualizzino i temi. Beh, insomma, su questo il caro collega Tomasello, no, insomma, date un segnale di apertura, potete farlo, io non adesso, per carità, non sto a dire dobbiamo votare necessariamente questa cosa. Date un input politico, facciamo lavorare la Commissione per lavorare su queste cose, però che ci sia l'impegno politico formale che viene dalla Giunta e dalla maggioranza, in cui si dice si accoglie l'indirizzo che viene dato dalla mozione. Rimangono anche 6 minuti dopo, se vuole intervenire di nuovo. No, basta. Allora, no, siccome mi ha chiamato, allora le volevo solamente dire, mi ha menzionato, il regolamento è stato modificato, credo, 5 anni fa, e i tempi di intervento sono stati dimezzati all'epoca, perciò erano molto più lunghi. Sì. Io sono d'accordo con lei, sfonda una porta aperta, anche secondo me i tempi di intervento potrebbero essere ridotti. Certo che nulla toglie che sia lo stesso consigliere a ridurli autonomamente, non necessariamente deve utilizzare i 15 minuti, il raddoppio, se volesse. Perciò l'abbiamo proposto più volte, ma la Commissione Regolamento non è stata molto, non è favorevole su questo punto. Perciò io invece sono d'accordo con lei. Bene, allora, apriamo di bene, non so se l'amministrazione vuole intervenire sul punto. In sede di Commissione Regolamento c'è stata una relazione dell'amministrazione, se si ricorda, che aveva dato risposta. Commissione
Commissione Regolamento, l'amministrazione aveva risposto a queste richieste con una... Prego? Scusate. Dicendo che gli uffici non erano in grado di poter... Ma l'assessore Zille so che si era interessato, se vuole dire qualcosa. Scusi, assessore Zille. Boh, allora, l'amministrazione non vuole rispondere, lasciamo mano libera al Consiglio. Bene, prego. È vero, do una risposta sintetica, è vero, questa analisi sulla sostenibilità da parte nostra di risposta in tempi così brevi era stata fatta circa un anno e mezzo fa, adesso non ricordo esattamente, e la conclusione era stata che alla fine da parte nostra non era attuabile. Ciò non toglie, siccome è passato un anno e mezzo, abbiamo fatto cambiamenti organizzativi, ci sono persone diverse, ci sono sempre esempi più frequenti, no, nelle amministrazioni, negli enti locali, in questo senso, che a mio avviso una rivalutazione di questa cosa è il tempo di farla. E quindi adesso esattamente io non ricordo i passi, ma la conclusione che avevamo fatto, che avevamo condiviso, era di nuovo nella commissione, in tempi accettabili ovviamente, nella commissione andare a vedere e questi esempi, insisto, che possiamo cogliere da altre amministrazioni, valutarle al nostro interno. Quindi condividere questi esempi per poi trovare o meno la condivisione di qualche cosa che sia sostenibile e fattibile per noi. E quindi che sia anche di rispetto per un'esigenza che a volte è legittima da parte del Consiglio. Quindi la, sì, ma una data è già ipotizzabile, credo, sì, perché l'avevamo prevista. Sì, io la convoco, ma ci deve essere un'apertura da parte, scusi Sindaco, ci deve essere un'apertura da parte dell'amministrazione. L'amministrazione ci deve dire che è in condizione, sono in condizione gli uffici dare risposte, perché le richieste erano nel 24 ore, 24 ore per noi diventa... Ma scusate, è proprio questo, credo, no, alla fine la discussione che vogliamo avere in commissione. Prego. Con quello che ho detto prima, cioè io sono, posso dichiarare, come dire, soddisfatto dal suo intervento e anche dal fatto che ha richiamato le criticità che potrebbe avere questa cosa. Nello stesso tempo però ha riconosciuto che esiste una volontà di considerare questa cosa. Quindi non credo sia il caso di tenere in piedi questa questione per arrivare fino alla conclusione dell'argomento posto. Quindi se lei formalmente mi dice la colgo come raccomandazione, io sono assolutamente tranquillo, basta, non spendo più una parola. Se lei mi dice che la coglie come raccomandazione, sono a posto. Benissimo. No, la chiusura deve essere precisa, quindi l'accolgo come raccomandazione e la attueremo con le modalità che le ho accennato. Va bene. Basta, direi che è inutile. Prego, prego. Grazie. No, io volevo capire il fatto che venga accolta come raccomandazione, benissimo, perché il collega Dalmas certamente si ritiene soddisfatto. Io però volevo capire in che tempi noi la riuniamo alla fine questa commissione. Perché? Di regolamento? Sì, perché il fatto che venga accolta come raccomandazione non implica il fatto che poi questa cosa abbia, come dire, un seguito, perché se dal 2012 siamo arrivati al 2015, scusami, volevo solo capire
quando noi, cioè il fatto che venga accolta come raccomandazione, che cosa implica? Perché se l'amministrazione dice noi non siamo in grado, ma adesso abbiamo riorganizzato, c'è un'apertura e mi sembra di capire che forse siamo in grado. Allora, fissiamo a breve una data per la commissione per parlare di questo, perché ci sarà comunque la necessità di modificare un regolamento, oppure decidiamo di chiudere tutto qua? Scusami Dalmas se mi sono permessa, ma io volevo capire, non volevo sovrappormi a te. Ma all'inizio, non so se forse non l'ho detto in velocità, ho detto che la convoco la prossima settimana o quella dopo. Non ho sentito. Ah, ecco. Scusi. Ovviamente adesso c'è l'apertura da parte dell'amministrazione, perciò avremo la possibilità di lavorare. Non ho sentito. Poi che la non è oggettivamente facile. C'è il comune di Monfalcone che lo fa da sempre. C'è il comune di Monfalcone che non è un comune con una struttura di milioni di dipendenti che lo fa da sempre. Ma a Perosa lo sa, ne abbiamo già parlato. Proviamo, noi abbiamo il problema che dovrebbero essere presentate entro il venerdì, sì, perché il consiglio è lunedì, è sabato e domenica. Vabbè, ma non viene saputo fuori. Non, per quello ti. Cosa fa? Proseguiamo nella discussione, ma forse no. Perciò chiudiamo e passiamo alla mozione del consigliere, che forse. Bene, sospendiamo questo esame e passiamo alla mozione del consigliere Cabibbo. No, fermi. No, 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 calma. Perché io. Ecco, regolarmente vengo tirato per la giacca perché le mozioni non vengono affrontate. Adesso non sì, mancano 10 minuti, però voglio dire, possiamo iniziare la discussione e poi la concluderemo. Prego. No, se volete chiudere, scusi consigliere Cabibbo, se vuole possiamo anche chiudere qua. Però, voglio dire, perché lei se la discute oggi la incardina e poi la prossima che esamineremo sarà la sua. Sì, no, ma a me va bene, il problema è questo. Intanto io al consiglio di lunedì 30 non potrò essere presente. Comunque, quindi, già questo è un problema. Ho capito, appunto, quindi non posso iniziare adesso a presentare la mozione e poi non essere eventualmente presente alla discussione. E poi comunque, voglio dire, mancano 10 minuti, non mi sembra che sia... Va bene, allora chiudiamo i lavori, sono le 10, le 22:20 e il consiglio è già convocato per lunedì prossimo. Alle ore 18 invito tutti i consiglieri, non ovviamente quelli che sono sempre puntuali, presenti, ma gli altri, ad essere qui puntualmente. Grazie. Buonasera.